Cari amiche e cari amici di Outcast, bentrovati con un nostro podcast. Questo è un podcast un po' particolare, sia perché abbiamo dei super ospiti e poi perché si parla del 2021. Come ci sono i comuni, Stefano Calzati e Francesco D'Anzico. Ciao a tutti. Buonasera. E i super ospiti, Marco Motturi e Vito Iovara. Salve, buonasera. Io vi ribadisco, se continuate a definirmi super ospite, in realtà abbassatevi molto il livello della vostra trasmissione, ma va bene, insistete pure. Ciao. Però io devo anche fare i conti con le gerarchie, posso... Cavolo, bene, bellissimi, tra l'altro, bravo. Io ho notato anche su... Così, sì, cioè, ho visto le dirette, un'ottima colorazione. Cioè, poi, scusami, tu vuoi fare quello che non dà nell'occhio, non sei super ospite, poi ti presenti con quella capigliatura. No, no, ma nel senso che sono un coglione a caso, cioè, non è che... Tira fuori il microfono con le orecchie, Mutura, fai vedere com'è le due live adesso. Io non le seguo, non mi piacciono, non mi piacciono. Se devo farmi le seghe vado su Pornhub, lo dico sempre, questa cosa proprio non la comprendo. Sono vecchio a scuola. Hai l'abbonamento? No, quello base, perché se adesso sono, adesso ho trovato un altro sito che è molto più buono. Comunque, tornando a condividere una cosa di cui non posso dire, adesso sto gestendo le cose con Giuseppe PM, per dopo ti scrivo che mamma mia, allora sempre aggiungiamo un gol di Patreon e condividiamo tutti quanti l'Outcast Pop Porno, i segnalibri di Peguzzi, esatto, ogni volta ci capire come facciamo sul Pop Porno. Io ho letteralmente la cartella Pornini. Che bello. E me la tiro dietro su Chrome, ma tipo degli anni 2000. Cioè, proprio ogni tanto c'è un qualcosa, ma è più bella. Ma che omaggio, proprio. In qualche modo, i pixellone vende. Lì a 280p. Esatto, sì, dicono che c'è un super eco, Andrea. Sì? Lo dicono in chat. Ok, perfetto. E va bene, dicevo, siamo qui a preparare questa edizione delle 3 2021 che diciamo personalmente non ho trovato particolarmente fulminante, ma non è detto che la mia opinione sia condivisa. Quindi io vi direi come prima cosa di fare un giro di opinioni, cosa vi è sembrato nel complesso delle 3 2021, senza ancora entrare nel merito poi dei vari eventi e dei giochi presentati, così come atmosfera. Inizio da Francesco D'Anzillo. Allora, io ho avuto diversi sentimenti contrastanti, un poco capisco il problema legato al Covid, i ritardi, eccetera, ma secondo me è stato più che l'E3 del post-Covid, delle tre post scatafascio di Cyberpunk, nel senso stiamo subendo ancora quell'onda lunga di comunicazione e marketing ossessivo che ha raggiunto un apice culminante, ma che comunque negli anni successivi abbiamo già visto a spizzichi e bottoni, a bocconi su alcune cose, quando diciamo i famosi scandali downgrade, queste cose così, sono diciamo soltanto esasperati col caso Cyberpunk, e quindi tutti quanti, onde evitare ripide salite, cadute disperate, si sono un po' più attenuti, tra virgolette, alla realtà dei fatti. Anche quelli che invece altri anni avrebbero più che altro sparato il logo e poi il gioco se lo rivedeva tra anni, si sono mantenuti, secondo me, bassi. Ora, se da una parte questa concretezza lo apprezzo, da un'altra mi è mancato un po' l'effetto
detto wow, sarà che sono diventato un po' cinico, un po' distaccato io e le cose me le guardo con gli occhi un po' diversi, o magari ho iniziato a vedere io altre cose in queste conferenze che magari mi emozionano un po' di meno, diciamo, preferivo un po' anche lo show col pubblico, le cose, diciamo, preferivo più la caciara delle vecchie versioni, anche a livello comunicativo, anche se c'è da dire che rispetto all'anno scorso, che era veramente deprimente, almeno gli eventi online, quelli grossi come quello di Nintendo o quello di Microsoft, comunque sono stati ritmati in maniera, secondo me, decente, in modo di dire sono più ponderati per essere eventi online piuttosto che spariamo via i trailer da dentro la cartella come ce l'abbiamo sulla scrivania. Questa, quindi diciamo un E3 chiaramente transitorio, secondo me. Stefano, tu che invece l'hai seguito così tra un giro di dici e un trasloco. Esatto, sì. Io l'ho seguito per osmosi, nel senso che ogni tanto leggevo qualche notizia qua e là e poi ho recuperato dopo le conferenze, quello che mi interessava. Ma ormai, cioè, secondo me l'E3, soprattutto in questa versione digitale, è come, cioè, l'E3 sta al videogiocatore come la messa sta al paesano che ci va, mica perché crede in Dio, ma perché va lì per sparlare, per fare la zabetta e per chiacchierare, cioè poi un po' l'evento in cui ci si veste tutti bene e poi ci si crede un po' esperti di videogiochi e alla fine magari ci si perde anche quel godimento casereccio della roba nuova, che magari anche quella che non è sorprendente può piacere, può intrigare, esattamente come poi sarà che ne parleremo alla conferenza Nintendo, cioè quello che è stato per me la conferenza Nintendo. Quindi sì, sono d'accordo con Francesco, più concretezza, meno voli pindarici, meno robe assurde viste, un po' più di ciccia rispetto anche agli anni scorsi, però secondo me sta roba del digital o avrà vita breve e si tornerà comunque a una roba più, neanche più dal vivo, solo per addetti ai lavori, io spero, o se no si sparpaglierà come hanno già fatto, si staccheranno pezzi mano a mano come ha già fatto Sony, eccetera. Quindi, boh, io non sono deluso da questo E3. Tutto sommato c'è della roba interessante di cui parleremo a breve, penso. Bene, vediamo invece Marco, che tutt'altro l'hai seguito molto intensamente, giusto? Sì, l'abbiamo vissuto in una maniera più, come posso dire, tradizionale possibile, ovviamente con la consapevolezza che si è provato a raccontarlo come se fosse le tre di sempre, ma ovviamente non è stato le tre di sempre. E non so, io non è per essere provocatorio, ma mi viene da chiedere un po' se abbiamo visto la stessa cosa, nel senso che sarà che sono molto, come posso dire, appassionato dell'evento da sempre, e che per me, come sa bene Giopep, rappresenta proprio il culmine del mio anno di vita, ma in generale anche di proprio il mio modo di vivere la passione per i videogiochi, da qualche anno il mio lavoro, eccetera eccetera, però non riesco neanche vagamente a concepire il fatto di, come posso dire, vivere questa un'edizione come questa con una serenità, un dire ah no, beh, ci sono state comunque cose, eccetera eccetera, perché secondo me è stata proprio un disastro su tutti i fronti, nel senso, come ho scritto anche nella risposta all'articolo che abbiamo fatto, il 5x5, cioè io quello che ho sentito alla fine di queste tre, per me quello che ha vinto è la puzza di cadavere, cioè uno show che è oramai il pallido simulacro di se stesso, che già era in crisi da un po' di tempo purtroppo, e però credo che negli ultimi 2 anni abbia subito un colpo devastante non essendoci, ma forse addirittura peggio per me quest'anno facendo finta di esserci, cioè l'ho trovato, ma proprio una cosa deprimente in tutto e per tutto. Voglio dire, Microsoft ha fatto una conferenza meravigliosa, che sarebbe stata meravigliosa di per sé in qualsiasi contesto, poi ne parleremo più approfonditamente, ma al di là di Microsoft, al di là di un Direct di Nintendo che, boh, tutto sommato, vabbè, se l'è portata a casa dando l'impressione di essersi ricordata tipo 10 minuti prima di avere quell'appuntamento lì, e boh,
rimpasta due cose, come arriva gente a cena, facciamo le polpette, per dire. Però tutto il resto è stato allucinante, secondo me. Cioè, un'incapacità comunicativa oramai cronica di aziende che hanno però fatto finta di volerci essere a tutti i costi. Cioè, penso a Capcom, penso ma anche, voglio dire, Ubisoft, che era un minimo Square. Strutturata. Square. Esatto, ma anche tipo 70 eventi indie. Cioè, sapete quanto voglio bene agli indie, e su Outcast volete tutti bene agli indie in generale. Ma qual è il senso di organizzare tutti quegli eventi con giochi che si rivedevano addirittura due o tre volte anche di seguito? Cioè, è capitato di vedere lo stesso gioco veramente a due ore di distanza uno dall'altro, non ovviamente con contenuti diversi, perché già che anche, faccio il trailer... Anche meno, cioè io ricordo che quando ho seguito, se non ricordo male, era il, non so se era il PC Game Show. Era il PC ed il Future Game Show. Esatto, ma quelli, li ho seguiti con IGN, ero assieme a... Esatto. Ho dato una mano a, come si dice, a Davide Mancini, perché non era tanto in forma, poverino, aveva la febbre, per cui così è stato allucinante vedere. A un certo punto pensavo di avere la febbre pure io, perché facevano vedere lo stesso trailer a distanza di meno di un'ora. Quello che dico è, ovviamente deve essere per forza lo stesso, perché non è pensabile che potessero averne uno diverso preparato per le due occasioni, eccetera. Però il punto mio è: come si fa a parlare bene di una roba del genere? Cioè, al di là di anni più o meno di valore, però in tutte le edizioni comunque arrivava quel momento dell'anno lì che poi c'era tutta la chiacchiera, chi ha vinto, chi ha perso, chi è andato bene, chi è andato male, tutto quello che volete voi, ma c'era una sostanza, c'era un'aria che si respirava completamente diversa. Ripeto, quest'anno, al netto dei problemi legati al Covid, mille cose che sono sicuramente giuste da tenere in considerazione. Sì, ma cosa hanno presentato? Cioè, l'ESA, che è l'ente che lo organizza, che ha avuto un anno di tempo per dire non abbiamo mollato il colpo, ma anzi poi l'anno prossimo vogliamo riprovarci e ritornare, eccetera. Cioè, tu hai un anno di tempo e tiri fuori questa roba qua, che doveva avere tra l'altro gli stand virtuali, poi non c'era un cazzo, non ha avuto nessun tipo di logica, di senso. Non so, a me rimane solo l'impressione veramente di qualcosa di morto e stramorto che fa finta di andare avanti, ma che, cioè, è oramai letteralmente impresentabile. E lo dico con la morte nel cuore, amando le tre come veramente nient'altro, però, cioè, io quest'anno veramente alzo bandiera bianca, cioè, non so che dire. Vito invece? Io sono un po' meno critico di Marco, perché se vado a guardare alla fine tutto quello che ho visto, qualcosina ce l'ho trovata, insomma, e comunque le aspettative erano veramente bassissime, almeno da parte mia, quindi non c'è stato neanche l'effetto, se non per Nintendo, di grande delusione. Ma sono d'accordo anche un po' con gli altri, cioè sono assolutamente convinto che questa formula digitale non funziona mai nella vita, perché c'erano troppi scappati di casa prima, troppi disposti a scappare per dopo. Alcune cose che potevano essere molto belle comunque oggi si perdono nel leak, nel rumors che arriva prima e te lo brucia, no? Perché se metti un Far Cry 6 e un Mario Rabbids 2 in quella conferenza, probabilmente Ubisoft se la porta anche a casa, meno di altri anni in cui era più illuminata, ma secondo me può fare una conferenza che non dici madonna che palle di Tom Clancy. Però mi sembra anche figlia non tanto di queste tre quanto del mercato attuale, dove dai AAA onestamente faccio fatica più ad aspettarmi grandi cose, se non in occasioni rarissime, cioè il gioco Rockstar o il gioco Naughty Dog. Cioè io ormai mi aspetto più da Lupiro che dalla conferenza E3. Se vado a giudicare gli indie, ha ragione Marco quando dice che i 100 eventi erano fuori di testa, hanno smarmellato e hanno acquato troppo e in modo insensato. Ma due conferenze di quelle fatte bene, in cui magari sceglievi il meglio, probabilmente ci uscivano anche decenti. Però non sono state fatte così. Cioè, no, no, se io valuto quello che è stato fatto, Vito, non riesco a dire no, vabbè, però dai, edizione migliore, cioè comunque dai, se la son cavata, meglio dell'anno scorso, eccetera, eccetera. Io, cioè, faccio veramente fatica a non parlare di una tragedia. Io se la giudico come la vuoi giudicare te, come E3, come evento è terribile, certo. Esatto. Se la giudico con non quanta come roba presentata che mi interessa, alla fine ci stava dentro. È chiaro che sta formula così, in cui neanche ci provo a stare sul palco e faccio una roba digitale in cui ognuno si fa i cazzi suoi,
non funziona proprio, cioè non ha nessun senso. Devo però dire che alcune conferenze funzionavano un po' come ritmo, però, a parte Microsoft, anche un paio indie godibili, non è una cosa che abbiamo visto sempre alle tre, Però io quello che dico è, ed è la domanda che vi voglio fare anche in prospettiva, visto che noi stiamo parlando dello show in generale, no? Cioè la domanda era come è stato questo E3, sì, io sì, non parlo dei prodotti, parlo dell'evento, che per me è stato atroce, cioè ma tipo 0 su 10. O 1 su 10 se vogliamo mettere Microsoft, che per me è da 8 e mezzo, per dire. Però quello che dico è, come fate a pensare, come facciamo, cioè lo chiedo in generale, a pensare che si possa invertire la rotta e tornare improvvisamente a quello standard che già stava facendo fatica ad esistere 2 anni fa, ma come possiamo ignorare tutto e far finta, no dai dai, tipo così, torniamo come era prima, come sei bambini nelle io non nelle lo cose, penso, il mostro non c'è me più, è morto, cioè secondo me è morto quella roba, sì sì sì, ma siamo tutti, cioè penso che siamo tutti d'accordo, però in realtà quella loro no, si sta trascinando, perché l'ESA sta dicendo che c'è l'anno prossimo alla grande, raga, confermata, bella, si riprova, si rifà. E la mia riprova, domanda è, cazzo, fanno loro l'anno prossimo lo vogliono fare in presenza, corretto? Esatto. Sì, sì, poi sì, non è chiaro se sarà, se, non so se ne hanno parlato, è ancora troppo presto, ma hanno, diciamo, accennato al fatto che sarà totalmente in presenza, se ci sarà una formula ibrida, come no, ad esempio, non so, ai festival del cinema. Torno alle origini, normale, anche perché a livello economico e contrattuale avevano firmato un contratto, ovviamente con la città di Los Angeles, a cui le tre porta soldi, ma soldi veri, per, se non ricordo male, altre, non ricordo se 2 o 3 edizioni. Quindi, cioè, diciamo che l'interesse anche a livello cittadino di dire torniamo e ripristiniamo lo status quo di una volta, c'è tutto. La mia domanda è come fai a farlo per davvero quando l'anno in cui comunque dovevi fare qualcosa di diverso hai fatto le robe così, cioè, io... a me sembra già strano che così tante major siano ancora lì, sinceramente, cioè è attaccato con lo scotch questo evento, molte c'erano solamente perché o erano vincolate contrattualmente o non volevano del tutto perdere la presenza, certo. Ma ci sono state veramente degli eventi, delle presentazioni, ma io penso ad esempio al, come si dice, allo showcase che ha fatto Capcom. Quello, l'ho trovato allucinante. Quello io l'ho trovato allucinante, cioè, l'ho trovato inutile. Per fare un esempio, paradossalmente, inutile, io non so niente di PC, non seguo la scena hardware, cioè in termini di ritmo ho trovato più interessante quello di Razer, ma giuro. No, ma raga, ma Capcom è arrivata all'annuncio più importante che ha fatto, è stato: vi è piaciuta Lady Dimitrescu, vi facciamo un DLC scritto con una slide, e che non c'hanno ma neanche un'idea, perché il DLC probabilmente l'hanno deciso letteralmente la settimana prima di fare questa comunicazione. Io non li ho seguiti, parliamo, quelli brutti, perché secondo me erano stati anche molto chiari, e l'ho seguito anche da voi, Marco, cioè a far capire che non sarebbe stato le tre di Capcom, sarebbe stato facciamo una conferenza durante il periodo delle tre in cui parliamo di cazzate. Esatto. No, certo, secondo me sulla possibilità di un E3 sono quelli che ci sono stati veramente, cioè Ubisoft che ci stava, dice Far Cry 6 me lo porto prima e lo faccio vedere bene, o Battlefield che si fa la presentazione prima, e Electronic Arts che dice vado un mese dopo, così proprio non voglio dire prendo le distanze dall'E3, cioè quella secondo me è proprio il segnale brutto, non Capcom che non c'ha roba e dice vabbè non ci vado, cioè quelli che ci vanno, ma dicono, sapete che c'è la roba buona, me la metto per cazzi miei e preferisco non stare qua in mezzo. No, certo. Ma infatti, però ripeto, resiste come se solo lo status quo dell'evento, ma lo chiedo soprattutto a te, Marco, che sei un abitué, cioè che cosa porta alle major essere alle tre piuttosto che farsi il loro evento a maggio? Allora, l'unica cosa che secondo me va inserita proprio nell'equazione per rispondere a questa domanda, ma proprio in generale va considerata, ed è una roba che io capisco che si tenda a non fare, perché per chi lo vive da casa le tre è quei giorni lì, cioè è le conferenze, per chi ci va è il rituale. Sì, ma per chi ci va alle tre non sono le conferenze sono un momento del gasamento, delle dirette, delle chiacchiere, ma le tre è lo show floor, certo. E questa roba qui è una cosa di cui comunque si sente moltissimo la mancanza. Il punto è che il mondo si riuniva a Los Angeles, tutta l'industria, succedevano anche cose particolari, cioè voglio dire,
a me in passato, poi un giorno lo racconterò quando saranno passati un tot di anni, mi è capitato di presentare con un'azienda per cui ho lavorato un'edizione assurda di Halo 4 con gli ologrammi, che poi non è uscita lì alle 3 perché c'erano insieme sia Microsoft che GameStop che 343, oppure ho letto che il DLC di, poi quella roba non si è fatta di poco, vabbè, poi il DLC di Sea of Thieves con Disney è nato proprio perché si sono incontrati alle 3, cioè questa comunanza di persone nello stesso luogo, di tutti che sono lì da tutto il mondo, la stampa di settore, quella generalista, creava qualcosa di particolare, creava qualcosa di magico, e quella cosa lì non la fai facendoti la tua conferenza, perché al di là di tutto tu puoi invitare un tot di persone, inviterai gli influencer, fai quello che vuoi, ma magari non si muove il TG1, per intenderci, ok? Cosa che invece lì succedeva, e come, per quello che può valere il TG1 nel 2021, ma vabbè, o meglio nel 2019, ma vabbè. Però ripeto, prescindere dallo show floor è una roba che a me manca tantissimo, anche sia come giornalista che come appassionato, perché comunque al di là di tutto, scoprire i giochi solo e soltanto quando sono sullo scaffale si è perso tutti. Per me. Si è perso per me, però si è perso un po' in mezzo pezzo, perché la comunicazione è totalmente in mano al publisher, certo, che sì, scegli lui cosa dirti e cosa non dirti, sì. E secondo me non è che lo fa sempre bene, non tanto perché ci sono cose da nascondere, anche solo perché, cito due esempi recenti, Returnal non si era capito che fosse così tanto esplorativo, per esempio, e Deathloop non si era capito che ci fosse tutta una struttura da puzzle game vero e proprio da incastrare negli omicidi, che invece c'è ed è uscita fuori solo all'ultimo. Cioè, secondo me le major, come diceva all'inizio Francesco, non hanno ancora imparato tanto a comunicare bene nonostante tutto questo tempo, e si però... sono molto appoggiati sui giornalisti in tutto ciò, perché ci fanno una narrazione dietro che magari provandola sono più cose emergenti che dal comunicato stampa non ti esce. Ecco, quello che mi è pesato tanto è stata una forte disintermediazione, comunque me la sono seguita con Andrea su IGN, quindi cioè non è che sono stato che mi guardavo la notizia prima mattina e mi leggevo la traduzione del comunicato stampa, comunque stavo là e mi arrivavano addosso queste informazioni. E io ho pensato anche un'altra cosa, che più che altro non è più, cioè anche su proprio che cos'è il termine, cosa intendiamo con E3. A un certo punto l'E3 in questa circostanza è stata un'unità di tempo, ma non un'unità di luogo. L'unità di luogo è questo luogo virtuale, e quindi prende uno slot temporale, ma non uno spazio in cui, come hai detto giustamente tu Marco, ci sono delle professionalità che si incontrano e delle cose che succedono. No, è uno slot di tempo dove l'attenzione del pubblico interessato o anche normale, o anche diciamo anche il casual che passa su un sito di informazione videoludica, sa che c'è l'E3, è galvanizzato da questo addirittura non informazione videoludica, attenzione Francesco, cioè anche non informazione videoludica, perché in quel momento lì è talmente grosso, esatto, che si muovono talmente tutti, che anche uno che non sa niente sa che in quel momento lì sta succedendo, cioè, questa cosa, anche se guardi il Corriere della Sera. È il Super Bowl, è il Sanremo dei videogiochi, e quindi tutti quanti fanno di tutto per essere in quella finestra temporale con quello che possono, per il numero di volte che possono. E però mentre stiamo su genere abbiamo sentito che proprio c'era la conferenza, prima c'era il Future Game Show e poi c'era il PC Game Show, e praticamente uno di questi video era talmente lo stesso video che non si era nemmeno curato di cambiare il nome dello show nel quale si trovava mentre lo facevo questa cosa. È stato imbarazzante. Però tutti quanti devono esserci, perché devono esserci, altrimenti se non sei alle tre non esisti, oppure sei talmente forte che tu semplicemente fai il cazzo che ti pare. Che comunque per gli indie probabilmente è ancora molto importante, però esatto, gli indie secondo me gli serviva anche lo strascico di quelli grandi che stanno là e che si è perso, almeno vedendolo da casa, dove secondo me hai un impatto molto meno traumatico di quello di Mottura, che non c'ha lo show floor, anzi, cioè oggi proviamo le demo che una volta non vedevi mai da casa. Secondo infatti, me Vito, se ti ricordi, a un certo punto avevano detto che questo E3 sarebbe stato di cambiamento, di rottura, perché avrebbero fatto giocare le persone, e allora se avessero fatto quella roba lì è chiaro che lì cambia. In realtà non è neanche una novità questa cosa, perché io ricordo che sul Live Arcade Microsoft ci provò a mettere delle demo a tempo limitato delle tre, poi Steam lo sta facendo con regolarità, però questi eventi di Steam, quantomeno su Steam, su Xbox credo sia la prima volta, cioè adesso arrivano ogni 6 mesi, ne abbiamo parlato forse con Andrea proprio l'altra volta,
cioè c'erano già gran parte delle demo, c'erano già, le avevo già viste, quindi non è stato neanche per da PCista neanche una roba dai tre, era una roba in cui si ributtano dentro un po' di demo e le vedo. E onestamente l'indica avrebbe, io dicevo da casa, non ho visto i numeri che ho visto per esempio altri anni, quindi anche questa grande bolla di interesse, se lo fai così te la perdi per strada ovviamente. Ma allora io invece dico la mia velocemente, poi vi rilancio la parola. Io non sono mai stato alle tre in presenza, quindi per me le tre è sempre stata, diciamo, l'incontro mediatico. Però ho sempre seguito con molto piacere tutte le dirette, ho sempre fatto nottato ogni volta che potevo, era, per me era la stessa dimensione del seguire la notte degli Oscar, cioè un'abitudine che ho, lato cinema, mi piace, mi diverte, non, di solito tante volte non vedo neanche nulla di trascendentale in quel caso, ma mi piace l'idea. Poi sì, sono d'accordo che sicuramente il bello del 3 per chi ci andava era lo show floor, tant'è che poi i giorni successivi erano giorni in cui fioccavano anteprime, provati, hands-on, cose anche interessanti, era veramente una settimana delle tre che era bello seguire da appassionati, al di là poi delle conferenze che, tra l'altro, ripeto, pur seguendole comunque in remoto, cosa che tutto sommato ho fatto anche quest'anno per certi versi, nel momento in cui c'era di fatto uno show in presenza e nel momento in cui c'era il commento allo show in presenza, io mi rendo conto che magari è un modo di percepire la cosa della vecchia scorregione e probabilmente non in linea con quello che sarà il futuro di questo tipo di comunicazione, non ne ho idea. Però mi sento, adesso non voglio neanche fare quello che si stava meglio quando si stava peggio, perché non, di nuovo non ci sono mai stato. Però per me la sensazione di sapere che c'era un evento in presenza, quindi con dietro tutta una struttura che conferiva solidità alla cosa, per assurdo, lo so che è un'astrazione, e seguirlo comunque a remoto, a distanza, con la testata che preferivo, magari con da una parte il commento di uno, dall'altra la cosa dell'altra, era una situazione molto più interessante rispetto che a partecipare a delle live comunque di professionisti che seguivano comunque la stessa cosa che stavo seguendo io, più o meno dallo stesso punto di vista per certi versi, e che, non so come dire, mi ha gasato di meno, e in generale mi è venuto anche meno di partecipare in termini di socialità online, perché di nuovo, ripeto, quando si seguivano, io penso alle le tre dove c'era stato Mario Rabbids, per cui penso che fosse quello del 2018-17, adesso non ricordo, però che si era fatto nottata, che c'era stato l'annuncio, che poi c'erano le pacche delle spalle su Facebook, su Twitter, i commenti, cioè era anche molto più partecipato. Quello di quest'anno, al di là che secondo me gli eventi erano meno interessanti, al di là che molti c'erano proprio perché non potevano non esserci o così pareva loro, di nuovo per interposta persona mi è arrivata comunque una cosa diversa. Sì, ma sai, io cosa, da spettatore, cioè non è che anch'io sono stato là onestamente, e non era come dici tu la conferenza e basta, era la conferenza, fare nottata, poi l'orgia di informazioni che arrivava da quelli sul posto che ti davano della roba di contatto sul gioco, roba di la roba lì è mancata tantissimo, era molto di più, tra l'altro quest'anno l'hanno messa anche a orari decenti, quindi doveva essere tutto meglio onestamente. Però siamo pure fatti un po' più vecchi e probabilmente certa tensione su delle cose è pure andata calando, eh. Cioè, mettiamoci anche quello, però, probabilmente. In realtà calando, però io... Scusa, vai Marco. No, secondo me non è andata... Cioè, nel senso, è andata calando perché come fai a rimanere gasato in un contesto del genere? Però io sono convinto che se ci fosse stato... Cioè, se tutti avessero fatto quello che ha fatto Microsoft... Cioè, avremmo avuto tutti il cazzo qua davanti e dovevamo spostarci così o cos'ha per guardare lo schermo, ma dai, non sono d'accordo che si è scemato l'interesse generale. Secondo me è semplicemente che, ripeto, cioè, hanno fatto finta, è come la storia del re nudo, cioè, hanno fatto finta che ci fosse una cosa che avesse un senso farla, che avesse un senso essere lì, quando di fatto questa roba non aveva nessunissimissimo senso in questo format. Con come l'avresti fatto tu, però? Non te lo so dire, Vito. Così, ripeto, solo no, la puzza di cadavere ho sentito. Io ci ho pensato e faccio fatica anche a immaginarmi che ti potevi inventare. Cioè, secondo me, come diceva forse Stefano prima, cioè comunque c'era tanta gente che non te neanche ti aspetti più. Se Ubisoft capisce che fa... uno che mette a disegnare uno sfondo da Assassin's Creed e c'è più gente,
ma che cazzo gliene frega di andare là a fare questo evento? Però, Vito, per esempio, cioè, fare anche la considerazione di dire, appunto, oh, cioè, questa cosa qui aveva dannatamente senso X tempo fa, oggi non ce l'ha più, e quindi non lo faccio più, quindi decido di non partecipare. Oh, non è che è sbagliato, sì, eh. Più cioè, che fare scena muta, più che fare scena esatto, muta. Sto dando fatto, ragione, io, infatti, beh, mi sono stupito che ancora ci fossero, perché secondo me, se vuoi andarci, non ci andare così. Cioè, era molto forse ha senso più quello che ha fatto Electronic Arts per una volta, che si è defilata, fa il suo evento che non è E3, ma sarà quello che fa lei ogni tanto, mortale. Io non so se vi ricordate Electronic Arts l'anno scorso all'E3. Cioè, una roba certo, alle 3 di notte, una roba da impiccarsi proprio. Cioè, non me ne ricordo uno bello di Electronic Arts alle 3. Forse quando c'era stato, per lui sul palco. L'anno scorso si c'era presentava Murillo, con Miro Sedge e The Space, che secondo me ce l'avevano loro un po' di verbo in vabbè, più. Ora secondo me non ce l'hanno proprio più neanche materialmente, cioè anche nella migliore delle ipotesi Electronic Cazzo non ti può tirar fuori niente secondo me. Cioè, c'è da dire che quest'anno probabilmente anche causa Covid è stato anche peggio dell'anno scorso, perché l'anno scorso almeno avevano la roba del 2019 da tirare fuori, quest'anno sono stati quasi fermi del tutto, soprattutto le major. Loro hanno una serie questa, di la tristezza che sono anche lì. Covid. Però, parlare male del crunch che è diventato un problema, quindi magari sui straordinari hanno fatto un po' marcia indietro, il fatto che ti presenti il gioco per conto tuo un po' prima e altri 2000 problemi che si sono accavallati, quello di Cyberpunk che gli impedisce, come diceva Francesco, di andare magari con vedere cose esatte di Starfield. Starfield fai vedere una roba che non ha nessun senso, però vi ricordate quando il problema erano le pozzanghe in Spider-Man? Altro che se lo ricordo. Quindi no, tutta questa serie insieme secondo me porta a però non c'è stato quel coraggio di dire guarda quest'anno non abbiamo un cazzo perché esatto, sono stati cioè, cazzi però, del Covid eccetera, quella roba doveva averla l'ESA, cioè l'ESA che organizza tutto questo dice ok l'anno scorso abbiamo saltato, quest'anno facciamo in digitale. Però non è che l'ESA sia perché loro così lo sapranno prima. Esatto, cioè tu vai da Ubisoft e dici ascoltami, ma tu che cos'hai? Tipo di cosa hai? Cioè magari non nel dettaglio la scaletta, o magari anche sì, ma che tipo di portata hai quest'anno? Se uno ti dice guarda metto delle scorregge in un barattolo, quell'altro ti dice degli stronzi di cane in vetrina eccetera, fiuta un po' come sta andando l'aria e dici raga ascoltate quest'anno pausa, le scorregge, l'anno prossimo torniamo alla grande con l'evento di persona. Non ci crede comunque nessuno, però secondo me ti rilanci anche a livello di immagine una figura diversa. Quest'anno dici rebranding, lo chiamiamo Electronic Entertainment Experience per coinvolgere la gente, gli stand digitali, tutte ste cagate qui che poi non ha nemmeno guardato nessuno perché non avevano nessun senso. Cioè, beh, il peggio l'ha fatto il fiuto con l'accesso alla stampa finta virtuale odiosa. Ha dato l'accesso alla stampa che era dal 7 lunedì, cioè tu arrivavi lì e c'erano tipo 12 foto che non avevano nessun senso tra l'altro e una demo di un gioco con un aeroplanino filmato da 37 minuti. Ma state prendendomi in giro, che poi è anche ovvio che sia così perché è chiaro che cosa metti delle informazioni sensibili importanti lì così che uno arriva, fotografa lo schermo e licca tutto, è chiaro. Però se appunto non funziona proprio già dalle basi, che cazzo lo stai facendo a fare così? Cioè, è quello che... Però se vuoi provare a farlo l'anno prossimo, non puoi farlo l'anno di buco in mezzo dicendo non lo faccio. Secondo me non ci riescono comunque ed è una roba che però, è sparita Vito, quando Sony ha detto ci sono eventi e festival anche cinematografici che l'hanno fatto questa cosa e sicuramente, voglio dire, si ricostruiranno. Poi è chiaro che si tratta di ambienti diversi, però non penso che fosse una cosa del tutto improponibile. Secondo me era improponibile perché erano già impicchiati. Cioè, nel momento in cui Sony dice non vado più, secondo me già sai un piede nella fossa, sapendo chi è Sony nel mondo dei videogiochi, cioè ancora il più importante competitor, quello come volete chiamarlo. Quindi secondo me se in quel momento gli togli un anno, ciao. Secondo me era sì, già prendono la palla al balzo, dici. Sì, secondo me provi ad aggrapparti con le unghie a questa idea di giugno e tre e viene fuori sì, questa però, cosa però così senso. Diventa proprio quasi veramente stato un tra virgolette timbrare il cartellino, ecco.
Ma esattamente, loro vanno là a timbrare il cartellino, perché in fin dei conti, cioè, sempre per tornare al parallelo con Sanremo, ci sono i titoli AAA che fanno praticamente da locomotiva e tutti quanti stanno là a seguire le conferenze perché si è sentito il rumor che finalmente fanno vedere Elden Ring, e tu ti sciruppi un'ora e mezza di conferenza di cui probabilmente non interessa un cazzo, perché se nel caso malaugurato il titolo che ti interessa compare a metà, tu lo vedi, stacchi la conferenza e fai partire il video di YouTube a raffica, e quindi sono tutti quanti lì esattamente a timbrare il cartellino perché è lo slot temporale e ci sono quelle conferenze. Quindi, come hanno fatto per Elden Ring, che è comparso Elden Ring, tutti quanti sono accodati a Elden Ring, così hanno fatto anche per Microsoft e Nintendo. Insomma, Microsoft e Nintendo dobbiamo occupare lo stesso slot temporale per seguire l'onda di quelli lì. Cioè, purtroppo è così. Il fatto è che Microsoft e Nintendo sono arrivati preparati, gente come Capcom e Square no, per esempio. Io su Nintendo però ho più dubbi di voi, per esempio. Per me Nintendo non è neanche paragonabile a Microsoft, che ha fatto le tre. Vabbè, Nintendo è arrivata con un Direct Motion. E in verità no, cioè, secondo a me... livello di quantità forse no, ma a livello di E3, ragazzi, no. Cioè, WarioWare è un gioco che doveva uscire 3 anni fa, secondo me, su Switch, per portata. Sì, per però Vito, Nintendo, ti ricordo che aveva detto che quest'anno sarebbe stato l'anno dei cazzi veri. Sì, ma lo loro, sappiamo delle che vere... ci sono le motivazioni, cioè, per carità, però... Prendo il trailer di Breath of the Wild di 2 anni fa e prendo quello di questo secondo me è anche proprio moscio il trailer. Cioè, questo poi è un altro discorso a parte da fare. Sembrava proprio improvvisata questa conferenza di Nintendo. Prendiamo un po' di roba e la metto in mezzo come hanno fatto con gli indie. Poi lei ci ha messo dentro un po' di roba sua, che comunque è certo meglio vedere un Metroid 2D che altre robe. Loro si sono limitati, tra virgolette, a riempire tutto il 2021. Cioè il 2021 è tutto pieno. Adesso, però quello che non sapevamo di solo prima, solo quello, Stefano. Le tre, ma per per Nintendo da qualche anno sì, cioè da quando hanno fatto Metroid e poi l'hanno dovuto cancellare l'anno dopo, non fanno più queste cose. Bayonetta 3, per dire, sai, quando sono impazziti, adesso facciamo come Sony, come Bethesda, lanciamo i titoli grossi e vediamo che succede. Vai, cioè io il primo, io quando ho visto il logo di Metroid Prime 4 sono andato fuori di testa, però poi è stato controproducente per loro, non lo fanno più, secondo me. Cioè, massimo, infatti, 2022 ti hanno annunciato Splatoon 3 2 mesi fa e Zelda, basta, zitti poi, più in là del 2022 generico non ci vanno. No, ma anche Splatoon 3, secondo me, se ci vuoi andare alle 3 tiettelo sti 2 mesi, cioè non abbiamo saputo niente 2 mesi fa, giocatela lì. Tra l'altro un Direct che era arrivato dopo 1 anno e mezzo, da quant'è che non faceva Direct? Un botto, perché non portartelo tutto qua e farlo già un po'... in cui ci metti anche quello che è una parte delle tre, cioè l'idea di sognare, la pazzia, la scemenza è parte delle tre, cioè lo Shenmue sul pacco, per quanto è cretino, lo sapevamo tutti, io mi ricordo che all'epoca quando ho visto gridare Shenmue 3 non ho pensato un secondo dopo, Madonna, adesso esce Shenmue della Madonna, però quel momento è stato bello, cioè lo ricordo. Certo. Ma quella fu proprio una bella conferenza, tra le altre cose, mi ricordo di fumo, che e lo sapevamo benissimo, sì. Era fumo. Finiva praticamente col serpente di Midgard che usciva e compariva God of War. Cioè era quella là. Ma le tre è quella roba lì, cioè è anche il fumo negli occhi. Anche però mai gli è tornata in culo, però in questa generazione più che nelle altre gli è tornata in culo sta cosa. A quasi tutti, esatto. Tra ritardi, secondo me, downgrade... Sempre perché secondo me si è spostato troppo, cioè la macchina del fumo ha lavorato troppo di più rispetto a, quindi perché hanno lavorato troppo sugli aspetti, sì, hanno tirato troppo la corda, e non per ripetere, ma il caso Cyberpunk secondo me farà fa scuola. Perché secondo me stanno tutti quanti col perché tutti volevano fare Death Stranding, solo che Death Stranding alla fine ci è riuscito a fare il suo fumo, l'ha fatto bene. È uscito il gioco che è uscito, anche in orario, tra virgolette, perché comunque ci ha messo 3 anni per svilupparlo, però poi altri non ce l'hanno fatta però a fare quella mossa lì, cioè ci hanno provato, è stata in piedi per un po' e poi è uscito Cyberpunk. Secondo me dovremmo vedere un po' di anni per capire l'effetto Cyberpunk, perché comunque il fumo gli ha portato 13 milioni di capito? Quindi magari nel tempo valutano che il fumo vale più di far uscire giochi. Chiaro che CD Projekt ne esce malissimo, ma l'hype vale ancora tantissimo.
e dovrà vedere se ci avrà veramente sul lungo termine una controreazione del pubblico reale, che non è quella della recensione schifosa dopo 3 secondi. Vediamo. Per esempio, io l'ho aggiunto alla lista desideri sul PlayStation Store, e quando lo buttano fuori a 20 euro forse un pensiero ce lo faccio. Giusto così. Non lo so, io credo che anche Microsoft, se la vai a analizzare, fa ancora una conferenza con tanto fumo, perché io con lo Stalker 2 lì così onestamente ho i miei dubbi che sia una roba reale. Chiude la conferenza con un trailer della roba Arcane, che secondo me è una roba superatissima a livello comunicativo, cioè il trailer in cui ti inventi una cosa che non sai se è in terra, però ne esci con un'idea. Sto cazzo, questo è tutto. Il fatto è che loro, anche se Microsoft fa fumo, sai che te lo trovi nel Game Pass. Bravo, la comunicazione anche era se fa fumo. Era ecco, esatto. È fumo, perché... ma te lo gioca 9,90€ al mese, te lo gioca. Non è che te lo devi vendere. Questa è una merda, se no, te lo ha già venduto. Ma infatti, la loro cosa era quella. Cioè, loro possono fare fumo quanto vogliono. C'hanno i studi che i giochi usciranno e vi facciamo vedere un po' di roba ciccia e un po' di roba fumo, ma tanto è tutta vostra. Già, cioè. Vuoi o non vuoi, il fumo te lo stai respirando. La forza di quella conferenza, secondo me, non è neanche in quello che presentano, ma nell'idea che stiamo diventando sempre più fighi e sta roba per voi è indispensabile. Ecco, io a questo punto avrei una domanda che mi sto tenendo in canna da un sacco di tempo, e se la faccio in determinati ambienti può sembrare anche brutta. Il punto è, secondo voi, secondo tutti e quattro, se tutta la roba che è comparsa, cioè c'è una domanda che ci vuole molta astrazione, tutta la roba che è comparsa nella conferenza Microsoft, invece di essere nel Game Pass avremmo dovuto pagarla singolarmente, ci saremmo esaltati, ci sarebbe piaciuto così tanto la conferenza di Microsoft? Beh, la conferenza in sé stava in piedi. Sì, cioè diciamo i prodotti presentati. Io non ho Xbox, non ho Game Pass, mi ha incuriosito. Il Game Pass è un grande pregio, diciamo. Però metti caso, un diverso alternativo in cui il Game Pass non c'è, ti presentavano la stessa roba. Come la prendevi? Sai che c'è Bethesda, sai che c'è Forza Horizon, che se ti piace te lo prendi, per forza. C'è Halo, che se ti piace te lo prendi. Halo c'è. Sì, se ti piace, sì, sembra una roba abbastanza. Dico, ma Halo comunque c'è da parlare. Io senza che c'è da parlare di Halo. Esatto. Perché l'unica Halo cosa. Senza che presenza, ragionati. Io, che Forza Horizon me lo gioco, ma non ho mai amato la serie, onestamente non sono uscito neanche da questa conferenza esaltato, pure se ce l'ho nel pass e ce l'ho fino al 2023, già pagata a 3 euro al mese, per fare, non mi ricordo che cazzo ho fatto. E però comunque ne esco bene dall'idea di E3, cioè dalla conferenza E3 in cui c'è sta roba, vedo Stalker 2, madonna, la grafica, il fulmine, non ci credo mai, Starfield che deve uscire, anche molto più lontano di quanto credessi. Cioè alla fine mi sta bene, cioè, per me quella comunque è una bella conferenza da godermi come spettacolo, è lo spettacolo che comunque a me piace, come è piaciuta alcuna spettacolo di indie che ho visto anche in queste tre. Però onestamente sì, di ciccia secondo me reale, roba che comprerei, faccio più fatica. Io per esempio di spettacolo indie carino ho visto quello, oddio che adesso non ricordo male, era il collegato al festival di New York, quindi adesso ho proprio un lapsus, quello secondo me è abbastanza solido. Quale? Festival di New York? Sì, Al Tribeca, sì, quello mi è piaciuto. Quello l'ho trovato quello meno piacevole, quello con i pupazzi era interessante, ma al di là del gioco hanno portato qualche contenuto che poi altrove o non si è visto o si è visto ma con meno ciccia. Comunque era una cosa, puzzava da hipster, puzzava tantissimo da Tribeca lontano meglio, ma quello era. E secondo me quello funzionava. Io Stefano non so, probabilmente a me invece la conferenza Microsoft, l'evento Microsoft mi è piaciuto comunque, perché l'ho trovato interessante, centrato, sono quelli che ci hanno creduto di più, sono quelli che in ogni caso non volevano lasciare indietro niente, poi se mi dici senza il Game Pass, probabilmente sì, ma di fatto il Game Pass c'era ed è stata una cosa imprescindibile in termini di comunicazione. Forse se c'è qualcuno che sta provando a interpretare questo nuovo corso delle tre è Devolver. Come avete visto Devolver quest'anno?
io mi sono rotto il cazzo di queste conferenze delle Devolver, più critico, cioè, l'avevo dubbi. A me mi fai vedere 5 trailer, sono più contento, sarà anche la lingua, lo capisco meno, dovrei star lì a riguardarmi traduzione, però a me tutta sta roba che fanno loro quest'anno forse anche meglio, meno gore, che non è una roba che a me piace, insomma, ok, l'hai fatto una volta, però a me piace i 5 trailer, cioè mettiti in mezzo al Summer Game Fest e non rompe le palle, cioè, sono più contento. Ma loro sono Devolver. Io considero il tutto, allora, Devolver l'ho sempre adorata e Joe Pepp lo sa meglio di chiunque altro, lì in presenza con la presa di posizione a metà tra il punk e il paraculo, perché comunque sono i classici punkascioni coi soldi in realtà, che ti vanno lì e non vanno dentro lo show floor ma stanno fuori e ti offrono la grigliata e c'hai il PM di turno che ti riceve all'accoglienza con il costume di Borat, e non è una battuta, prima che uscisse Borat, però però l'evento in sé di Devolver, quella roba sì, geniale, ma che a me non ha mai fatto impazzire di tutto, perché l'ho sempre trovata un po' troppo, un po' eccessiva. Io su Devolver segnalo ancora una volta che rimangono un publisher geniale, che hanno il gioco che più attendo di quest'anno, che è Death's Door, probabilmente, ma noto anche mediamente una Devolver che secondo me già da un tot di anni non è più quella Devolver là con la D maiuscola, di quella dei giochi che proprio li vedevi e rimanevi a bocca aperta, cioè rimangono simpatici, rimangono dei cazzoni, rimangono... Lupiro è loro, però, mi sbaglio? Sì, Lupiro è loro. Lupiro è loro, sì. Però a livello di annunci e tre, sto parlando... Ah... Cioè... Ma anche Death's Door, Marco, però, se sei uno che segue i videogiochi, te l'hai già bruciato prima. Che quando l'hanno presentato in un evento di indie Microsoft, fighissimo... Sto dicendo che secondo me loro, il loro E3 di Devolver è una conferenza simpatica, tutto quello che vuoi, ma io sono con te che ha un po' rotto i coglioni, ma a me li aveva rotti anche un po' da subito. Ma io, al di là della conferenza in sé, non ci vedo questi annunci così, così pazzeschi. Cioè, trovo che Devolver negli anni... da un po' di anni oramai sia un po' meno a fuoco di quella che è stata la Devolver vera, super figa, di, per intenderci, Hotline Miami 2, quelle robe lì. Ci metto il 2 perché l'1 ovviamente era arrivato a sorpresa. Non lo so, boh. Ripeto, di Devolver poi mi è mancata l'atmosfera, il fatto che vai lì, ti provi il gioco, mangi la salamella, dici cazzate, ce l'hai come un po' ritrovo logisticamente fuori dalla fiera, ci becchiamo là, andiamo a mangiare... Sono, ripeto, anche super chill proprio i vari responsabili, così è molto figo come ambiente. La comunicazione in sé per sé quella rimane, ecco. Cioè, andiamo a prendere la droga da quelli di Devolver prossimamente. Sì, no, è letteralmente così. Letteralmente così. Ma invece non pensate, adesso faccio la domanda io, che lo spostamento del mercato molto verso gli indie sia controproducente per l'idea del vecchio E3, che era quello di farti vedere il gioco che ti sbalordisce e ti lascia senza fiato? Ma l'indie adesso per molti è una necessità, cioè penso a Nintendo, cioè Switch senza gli indie non giochi un cazzo, per sì, esempio. Una cosa che vi dico, ragazzi, molto occhio a quello che è l'indie, non tanto per la noiosissima questione di cosa indie, cosa non indie, non me ne frega un cazzo. Non esatto, no, ma occhio a sopravvalutare le vendite degli indie, perché guardate che gli indie che tanto piacciono a noi, ci infiammano, ci entusiasmano, eccetera, e poi vai a vedere quanto vendono e non vendono un cazzo. Cioè, no, ma sono lì chiaro, per fare numero nei cataloghi. Gratuitamente, sono tutti contenti, è evidente che il mercato se vedeva. Però mi pare che a livello ricordo di che attenzione... La prima che era stata forte a puntare sugli indie, vi ricordate, in comunicazione, eccetera, eccetera, era stata Sony, che poi ha fatto marcia indietro, non perché è diventata brutta e cattiva, ma perché semplicemente ha visto che poi sì, tutti apprezzano, tutti figata, bellissimo, e poi non li compra nessuno. Infatti forse Sony è quella che ne ha meno bisogno. Microsoft ci riempie il Game Pass e Switch ci riempie una libreria che ha la roba Nintendo e gli manca il 90% della roba di terze parti. Però ricordiamo sempre che, scusami Pedro, poi ti cedo la parola, che comunque Sony, quando martellava forte sugli indici, riempiva il PlayStation Plus dei primi, penso, 2 anni e mezzo di PlayStation 4, che effettivamente anche senza, senza retrocompatibilità e senza niente, cioè tu là a un certo punto, quando comprasti PlayStation 4, prima volta c'era Resogun,
punto, Killzone punto. Beh, quindi effettivamente tutti quanti giocavano a Resogun. Quindi voglio dire, gli indie a un certo punto sono la macina sulla quale vengono, cioè, capito, le pietre sulle quali vengono costruite la fortuna delle console che devono mantenersi, sostanzialmente. No, ma non solo per il pass, secondo me sono riempiti oggi più importante di prima, perché escono meno giochi grossi. Per scelte, il gioco devi farlo durare di più, faccio il gas, faccio una roba che deve durare 5 anni, non ne faccio 3 episodi, no? Prima uscivano 3 GTA, adesso ne esce uno e salta una generazione, è evidente che c'è meno roba. Alle 3, quest'anno, consigliamo alle 3, c'era un gioco di auto, uno. Sì. E Forza Horizon, che è una roba che l'appassionato di giochi di auto si rompe pure le palle perché è un'altra roba. Cioè, è chiaramente... l'indie riempie, però pure l'indie importante, che era per esempio, che ne so, Cuphead o Silksong, col cazzo che si vanno a infilare dentro le tre. Sì, va detto che secondo me Sony poi nel corso degli anni, al di là delle considerazioni che faceva Marco sul concreto rientro economico della cosa, è riuscita in qualche modo a spostare quel tipo di prestigio che ricavava dal mettere indie nei suoi cataloghi verso tutta una serie di produzioni che sono un po' più particolari e ibride, da Stranding piuttosto che a No Man's Sky, che comunque non sono indie, ma che in qualche modo le danno il prestigio di avere l'autore, no, che però le fa, aspetta, le cose, no, per... occhio a non confondere, però l'autore, la cosa importante è con l'indie, cioè no, assolutamente, però l'indie cose, proprio comunque... cioè, ripeto, grande simpatia, grande wow, figata, che bello, sì, il gioco, l'RPG dello squalo e tutte queste puttanate e poi dopo stringi, ok, chi è che lo ha comprato? Tu l'hai comprato? No, non lo compra nessuno, perché poi finisce così, cioè... Ma sono d'accordo, infatti io no, poi magari adesso escono delle mode inspiegabili per noi, che so, tipo Valheim che fa 2 milioni, come si chiamava quello che era la mode? Sì, certo, però il punto Among è che Among Us, che c'era in tutte le conferenze, Gas, Valheim, Rust, per ognuno di questi che fa quella roba, certo, che so, del Fall Guys, ce ne sono letteralmente migliaia che finiscono nel nulla più totale, cioè, no, la meta, migliaia di roba buona o buonissima o anche spettacolare. Ma non aveva i numeri ed erano terrificanti, cioè la media era 3000 copie per gioco, cioè, esatto, è quello dico, esatto, è quello che dico, cioè, Marco, il mio discorso era nella tua direzione, nel senso, secondo me ha proprio smesso di tenere conto di un certo tipo di produzioni e piuttosto di prendere il prestigio che ne ricavava spostandolo su produzioni che sono, tra virgolette, più costose e in qualche modo, non so, ereditano quello che prima potevano essere AA, però che non sono indie, di fatto. Sì, no, ma sono d'accordo, io sono d'accordo. Che pensiamo a Ueda comunque te lo riempiva un E3, cioè, per noi, forse non per il pubblico, ma per noi sì. Neanche poi, le casse di Sony riempiva spesso. Mettiamoci pure che il mercato reale è proprio una roba che noi non neanche tocchiamo con le mani. Cioè, io quando ho scoperto i numeri che fa Roblox, ma come cazzo è possibile che ne sento parlare 10 anni dopo? Sono lì a vedere news di videogiochi dalla mattina alla sera, trailer, Roblox fa 100 milioni e io non so che esiste. L'ho scoperto un anno fa, forse, cioè... Capite pure che quei numeri là per noi è una roba inesistente, però quello è il mercato, cioè loro devono seguire quello, non noi. E sta roba secondo me sta diventando molto più evidente, sì. Man mano che passa il tempo. No, hai ragione Vito, hai ragionissimo, è così. Ma invece entrando nel merito delle conferenze adesso, senza starle a passare una a una, ma altrimenti se no non ci salviamo più, però... Proprio in un'ottica generale della conferenza Microsoft a livello di giochi, c'è qualcosa che vi ha, diciamo, interessato particolarmente, anche forse lo stesso Elden Ring. Elden Ring non è Microsoft, non è visto la conferenza Microsoft. La Kigley, la Jeff. Esatto, era sì, quella sì. Prima, esatto. Sì, giusto. Che poi è di Bandai, no? Sì, è Bandai Namco. Sì, è ancora Bandai Namco. Allora, se vogliamo proprio parlare di Microsoft, io penso sempre che con un po' di lavoretti fatti, se io domani vado in un negozio di elettronica e trovo Serie S 250 euro,
rotta ca- cioè il punto è questo, non tanto per il singolo gioco, perché a me comunque, cioè io non ho preso l'Xbox One la generazione scorsa perché semplicemente Halo mi aveva iniziato a far cagare, che non era più l'Halo che mi piaceva, non era più quell'idea di sparatutto spaziale, e mentre invece Sony aveva fatto le mosse giuste per captarmi, principalmente fare Uncharted, per capirci. E nel momento in cui adesso tu comunque bene o male con un prezzo tutto sommato accessibile mi butti dentro questa roba che non devi vendermi ma devo soltanto prendere, buttare là dentro e giocarmi, e me la gioco anche discretamente bene, la roba a cui sono affezionato, tipo Gears of War che in un modo o in un altro ci sono, gli Halo vecchi ci sono e me li gioco sul 4K, bene o male sono contento. Forza, a me Forza è sempre piaciuto e mi manca un corrispettivo di Forza sulla PlayStation. Gioco moltissimo ai Dirt Rally, però non sono entusiasmanti come quelli. Tecnicamente sono mostruosi dal punto di vista della guida, ma non sono entusiasmanti come quelli. Non mi danno quel senso di divertimento. Cioè, quella stare... cazzonaggine, esatto. Esatto, cioè, vabbè, per Forza giocarci, Horizon è Outrun esatto. nel 2020, esatto. Cioè, è proprio quella roba lì. Io voto ancora per Outrun, a me mi fai una no, io sono d'accordissimo con Vito, per prendo sempre Outrun 2006 cost to cost. A me non apprezzo la loro idea di costruirti il gioco su te stesso, cioè la sfida di Forza Horizon è molto casuale, sì. Tu dovresti farti la gara tu ogni volta, a me piace che la sfida la fai tu, non io, e quindi sì. Ogni anno mi rimetto su Outrun cost to cost 2 e mi gioco esatto. Quello, vaffanculo, certo. Poi secondo me Forza Horizon hanno un po', non dico che hanno cannato l'ambientazione, però secondo me è tutto molto simile nei colori, nella geografia al terzo ambientato in Australia, non so, avrei cambiato qualcosa. Che secondo me non hanno comunicato in conferenza, perché anch'io ho avuto la tua impressione, secondo me il 4 era il stato 4 molto si staccava con le di stagioni, più. La Londra, sì. Il Prato... Qui hanno detto che ci saranno sta roba delle stagioni, che però andrà a zone, non cambia a settimana sì. Tutta la mappa, ma in base alle zone del Messico cambierà anche questo. Quindi secondo me non l'hanno neanche presentato benissimo. Poi no, hanno fatto pure loro. Hanno fatto soltanto che è figo, perché lo vedevi effettivamente, era molto bello da vedere. È bellissimo. Poi magari poi se ne fanno fatto... uno che funziona online è meglio, eh. Eh beh, sì, esatto. Comunque sottoscrivo alla mia affermazione perché non gioco dal primo Forza Horizon, quindi sono effettivamente lo vedo là, vedo quella gioia automobilistica. Ma il primo sai che era molto di... il primo era proprio piacere di guida, il primo era figlio di Test Drive Unlimited. Bravo, esatto, e esatto. Io sono pazzo, dopo hanno fatto un'altra cosa, adesso tu quando non sei nella gara è una roba che non è una macchina, era lo scivolino, cioè perché praticamente io mi mettevo sul primo con la Lamborghini Miura tutta preparata con quel verde pisello, mi mettevo là sulle strade, ero contentissimo, era esattamente quella cosa là secondo e me poi, già, ancora il 2 secondo me preservava questa cosa che era bellì, era proprio turismo puro Italia-Francia, quell'ambientazione lì incredibile, secondo me il 2 rimane il più bello in assoluto che hanno fatto, e secondo me loro poi hanno tirato questa accelerata incredibile sulla quantità di contenuti, e c'è troppa roba, c'è veramente troppa, nel 4 c'era troppa roba, figurati nel 5 che cazzo ci avranno messo dentro, sì, poi cioè, è veramente una roba enorme, quindi... No, una delle robe belle di Microsoft, a me è piaciuto un sacco, è Somerville, che non si capisce che gioco è, ma è quel sì. Tipo di gioco che io mi gioco sempre stravolentieri. E poi ci sarebbero Stalker 2 e Atomic Heart, che se ci vogliamo credere sono belli, però non ci Atomic credo. Heart io ci sto credendo, perché a me mo ci vuole, per ritornare alla roba che mi manca, il Bioshock fatto sovietico. Bene, il Bioshock sovietico. Questo era un trailer molto più credibile, perché il frame era tipo 15. Però si è rivisto diverse volte Atomic Heart, sì. Alla fine. Guarda che Vito, sì, sì. Cioè, nel senso, ci crediamo. Secondo me si è visto anche spesso in forma non smagliante, cioè nel senso con un po' di... Era terribile il trailer della conferenza. No, ma a parte il trailer, cioè, ci sono delle sessioni di giocato viste in passato, nei mesi scorsi, che fa vedere che è un gioco reale, credibile, con anche un po' di cazzi, nel senso. È anche un po' di fisica rottina, diciamo. Sì, delle animazioni belle, bravo, esatto, un po' ragdoll, così. Secondo me, guarda, che ci può stare, cioè può tranquillamente esistere quella cosa lì, così com'è. E adesso la domanda ve la faccio io. Starlink,
quanto fumo, quanto no, Starlink è quello è così fumo che quello cioè, perché vedi, se mi presentavano soltanto il logo magari me lo ricordavo. Vabbè, ma fumo no, cioè nel senso c'è Bethesda dietro, al massimo c'è qualche bug, ma fumo non credo, cioè dai, fumo non si è visto nulla. Poi, a parte quindi, che uscirà nel 2025, cioè, esatto. Per quanto ne sappiamo. E poi però ce l'hanno presentato come filmato in game, che è esattamente quando tu metti il gioco è la sequenza del carretto di Skyrim sostanzialmente. L'animazione che sale la scala non è roba loro, infatti non ci credo mai. È una roba che sanno fare loro così. Ma ho visto anche un simpatico movimento della cloche che si apre tutta quanta con quella estetica fantascientifica un po' grezza post Death Stranding, per capirci. E guardate, non stiamo facendo le puttanate fantascientifiche, questa non stiamo reale. Facendo Battlestar Galactica, stiamo facendo che se avessero fatto Battlestar Galactica sarebbe stato una cosa bellissima. Comunque secondo me non c'è, cioè nel senso non si è capito cosa fosse, quindi non è impossibile che sia qualcosa, cioè nel senso non ho visto niente di dire ah no beh sta roba è troppo. No, ha fatto. Nessuno ha capito cosa sia, quindi come per la campagna di Halo, secondo me non mostrare niente lascia. Non dico sai però ridicolo. La differenza enorme qual è? Che al di là di quello che diceva Jeff Grubb, che si è capito essere un enorme fanfarone, non ho capito. Grubb è terribile. Appunto, ti sto dicendo, al di là delle sparate di Grubb che valgono veramente oramai, spero sempre meno, la gente, ok, desiderava vedere questo gioco, desiderava scoprire cosa fosse, ma è palese che, ok, non è ancora il momento, mettiamola così. Invece, per Halo, il momento doveva e come esserlo, cioè non riesco a metterli sullo stesso piano perché la campagna di Halo avrebbero rigorosamente dovuto mostrarla, no? E il fatto che non l'abbiano mostrata, secondo me, è estremamente preoccupante. È un problema. Io però trovo più preoccupante Starfield, che non ci provi nemmeno, che Halo, che magari puoi dire fra due mesi, un mese, a settembre, te lo faccio vedere, sono super figo. Non, ho i miei dubbi anch'io, però secondo me non è impossibile una mossa. Ho capito, fuori ma da questa conferenza. Perché non lo hai fatto in quella circostanza dove tutti lo aspettavano? È chiaro che tutti lo volevano vedere lì, tu lo dovevi far vedere lì, non l'hai fatto vedere lì ed è sinonimo che un problema ce l'hai, cioè altrimenti dai lo avresti mostrato. Però se fra due mesi sei pronto e pulito la passi sta cosa, certo. Magari quei due mesi problema sei che prendo... non ci credo, cioè ci credi veramente che sia così? No, perché io non ci credo. La sto dando con possibilità, però Starfield veramente devi fare una roba croccata in cui mi fai un po' vedere che gioco è. Mi vuoi dare una data che veramente ormai capito, è la barzelletta a tre mesi, figurati a un anno e mezzo. Esatto. Maggior ragione. Non è ancora premio cialtrone Beyond Good and Evil 2 Starfield. Esatto. Vabbè, no, loro hanno fatto stare dicendo. Ti ricordo, avevano detto ci vorrà tanto, però il 3 loro sì. Loro sono cialtroni, proprio hanno fatto era uscito nel 2017 una roba che non è mai vista nella vita, poi cioè una roba assurda. Non so sempre la next big thing della next big thing. Sì, di sempre. Però a Halo io ho riscontrato lo stesso problema, un po' perché sostanzialmente tra le cose che mi manca Halo, però mi manca tipo Halo 3, mi manca Halo Reach, non mi manca Halo 4, Halo 5, e sostanzialmente fa tutta quella cosa incredibilmente catchy sul dire sì, guardate, il multiplayer è gratis, nel senso anche là te lo stiamo portando. Però è una grande, cioè se ci pensi... È una cosa quanto è importante il multiplayer in Halo, esatto, è andare infatti, un po' oltre i limiti, quelli che vediamo noi, e che cioè, per noi esiste solo quella roba lì, però Halo col parlare sempre comunque solo e soltanto a noi ha smesso di diventare rilevante per un pubblico che esiste. In realtà a me questa cosa del multiplayer piace, è uno dei motivi per il quale tra l'altro a me un Xbox me l'hanno venduto, sostanzialmente da qua all'anno prossimo una penso di mettermela in casa quando la trovo. Certo, a me mi piace anche quella cosa che sostanzialmente quel gameplay bello solido che ho riscontrato soltanto in...
In Destiny, esatto, che comunque era divertente, però con delle mappe sensate, divertenti, larghe, con 3.000 persone e 3.000 cose che succedono contemporaneamente. È chiaro che sta andando a prendersi una fetta di utenti che sono gli utenti di Apex, gli utenti di... Cioè, deve rimanere rilevante per quella gente lì, che non paga più. Che teoricamente è rilevante anche per me, effetti, perché mi piace, però penso sempre... per quello che mi stai facendo vedere, cosa mi stai nascondendo? Perché teoricamente, se sei Halo, tutta quella gente che adesso è su Apex, eccetera, va su Halo. Cioè, se sei il vero Halo, quella gente, cioè, sono solo dei palliativi. La roba che esatto. C'è. Io esatto. Non lo so, sta roba se non sei Halo. Neanche a interpretarlo, onestamente, perché quella gente che sta lì ci sta anche per tutto un movimento di streamer, di gente che se li guarda così che non concepisco, non conosco e non viene fuori. Cioè, a me se mi fai vedere Fortnite, mai nella vita ti dico questo è un gioco che può avere successo, capisci che è complicato. Stare lì a dire diciamo tutti quanti, funziona, secondo me, insomma... Lo dicevamo tutti quanti, mi ricordo quella grande perplessità che aspettavamo, la grande nuova cosa di Epic dopo che era uscito Gears of War 3, ho detto, ah cazzo, chissà che succede, e da che tutti quei tipi nervoruti con le motoseghe, c'è stata tutta pupazzosa, guardate, dobbiamo costruire le cose, ero lì e ho detto, cosa mi stai facendo? Poi è completamente un'altra roba, prima che copiassero il Battle Royale di Era soltanto una cosa importante all'industria, ai miei occhi quantomeno, cioè c'è uno stile Fortnite che vedi in 2000 giochi, peggio della roba dei Souls ovunque, sta roba dello questo stile Fortnite. Vito, è perché a quello ci dobbiamo rassegnare il fatto che siamo diventati vecchi. Quella Fortnite è la metà. Però fortunatamente sono entrato nella fase Joe Pep della mia vita e quindi Lupiro noi giocavamo a Spyro the Dragon. Un gioco bello mi cambia la vita a me, cioè il mio gioco dell'anno è Lupiro in questo momento, una roba meravigliosa, quindi io vaffanculo anche alle 3 per me. Vabbè, ma cioè, da quel punto di vista, cazzo, sì, cioè, ci sono uscite delle robe assurde, tipo Inscription, tipo quello giappone, Trek to Yomi di Devolver, sempre, quello di Replaced, che sembra una roba incredibile a livello estetico. Replaced è una vergogna incredibile a livello estetico, non è una roba incredibile a livello estetico. Vergogna perché prende troppo della Snipe. Vedi tu. Sì, l'ha ciulato. L'ha tirato dentro in un vicolo, l'ha accoltellato. No, quello è vero. È incredibile. Sei troppo di cosa. Questo ci riesce a tirare fuori un gioco bello. Non è facilissimo ripetere. Se io prendo, vado da una tribù che non conosce la musica e vado lì, gli canto Yesterday. Massimo Troisi. Ma quella è furbizia, certo. No, ma essere tanto così può essere figli della merda, certo. Ma sempre il fatto che dal punto di vista del al di là del concetto esteto, comunque chiudere il prodotto è importante. Per capirci, Last Night non sono neanche loro, però, cioè, non ancora. È un trailer, no? Ed è un trailer che si appoggia su tutto quello che è una visione, un'idea di qualcun altro, che tra l'altro nel frattempo dice di essere andato molto molto avanti, e io vi invito a riguardare il trailer di Replaced e il trailer originale di The Last Night. Il trailer di Last Night gli dà 86 piste in termini di illuminazione. Last Night era incredibile, quello che era incredibile. Era veramente incredibile. A me altra cosa mi è mancata tantissimo in tutti questi anni. Quello che invece non mi è mancato per un cazzo è non vedere Scorn. Io quando non vedo Scorn, per me la conferenza migliora tantissimo. Tu mi stai cercando di vendere questa roba raccapricciante che, cioè, ragazzi, dal punto di vista artistico. Allora, Giger è bravissimo, però non puoi muoverti dentro le cose di Giger, cioè almeno non dal punto di vista razionale. Quindi se tu mi fai questa estetica ultra pesante, ultra complessa, e mi stai cercando di vendere uno sparatutto in questa roba, io lo mando a cagare. No, cioè, ma proprio perché non si sposa con il tipo di azione interattiva che c'è, cioè nemmeno Alien, che è la roba più Giger possibile, è tutto quanto così. Ci sta anche tantissimo Sid Maed, che è l'esatto posto di Giger dal punto di vista da... Giger mica è Alien, eh? Cioè Giger è un sacco di altre cose che si Giger è anche frazione di Giger, guarda, c'ho qui proprio un libro apposta, lo vado a prendere così in diretta. Vai. Giger è un sacco di quella roba invece. È un sacco.
ecco. Cioè, se tu vedi... Aspetta. Tanto questo libro è stupendo, lo conosco. Cioè, voglio dire, questo è un ambiente per Giger. Fatemi vedere. Dire, anche tipo, è questo è simile come la copertina di Emerson, Lake and Palmer, per capirci. Brian Surgeon, cioè, Salad. In, sì. Esatto, in teoria questa roba qua tu la potresti esplorare. È questa molto roba qui è Scorn. So. Cioè, è senso, molto Prometheus. Non è Giger, è solo la creatura. Cioè, è molto Returnal. È esatto, molto più perché è molto, cioè, Prometheus. Guarda qua, e anche Metroid Prime. Guarda questo corridoio, aspetta che devo capire se lo sto inquadrando. Sì, stiamo vedendo. Cioè, questo corridoio è letteralmente Scorn, voglio dire. Sì, però a un certo punto, sai cosa mi permette Action Verge nel suo piccolo 2D 8-bit faceva quella roba lì. Però cosa succede lì? A un certo punto, quanto uno spazio giocato deve essere uno spazio soltanto espressivo o uno spazio credibilmente sviluppato come spazio abitato? E io, da architetto, una roba tipo quella, non ci vivrei. A meno che non devo fare la base del super cattivo. Un po' inquietante. Di... Sì, per capirci, il castello dei cattivi di Dune, della casata dei cattivi di Dune, era praticamente questa cosa che poi viene ripresa da Prometheus, che è la montagna col teschio, per capirci. E quello è Ghigheriano. Ma cioè, è un eccesso espressionista nel quale tu non potresti mai immaginare di vivere, come il fondale del dottor Caligari. Infatti mica ci vivono dentro degli esseri umani. Credo dentro quella roba lì di Scorn, cioè saranno della morte visivamente pesantissimo. No, lo è, ovviamente, lo è. E quindi a me mi asfissia, e non mi asfissia mai in positivo. Ma Mociule, qua ci sta entrando una parte profondamente di deformazione professionale mia, quindi... Infatti non ci ho capito niente io, non so di cosa state parlando. Vabbè, fingevo, ma quindi dicevo, devi sapere, Vito, che mi chiamano per fare questo. Cioè, il momento culturale sullo spazio costruito. Ah, quindi l'elefante nella stanza Elden Ring è sì, dai, stato facciamo... l'evento super, cioè il gioco simbolo delle tre, quello che l'ha risollevato un po', secondo voi? Ma considerato che io mi sono anche confuso sull'evento, non saprei. Sì, però... ma io non lo stavo chiedendo a te. Però è stata no, invece ti rispondo, è stata la cosa che mi ha causato di più, ma già lo sapevo, nel senso che comunque mi aspettavo molto, mi è piaciuto quello che ho visto, ho trovato interessante l'idea open world nella misura in cui stiamo parlando comunque di un designer giapponese che probabilmente non riuscirà a resistere all'interpretare questo tipo di spazialità attraverso comunque un level design tutto sommato leggibile, marcato, per cui potrebbe essere, non lo so, l'avevo detto da un'altra parte anche, potrebbe essere una roba tipo, e mi aspetto che lo sia, spero che lo sia, quasi come il quinto Metal Gear, dove c'era sì la struttura open world, ma c'era anche tutto un senso della geometria di Kojima che emergeva, che tutto sommato non ti lasciava mai da solo. Per cui tutto sommato anche in Sekiro faceva una roba del genere, sì, meno open world, un po' più guidato. Però secondo me un autore che ha una dimensione della spazialità così particolare, così geometrica, così giapponese per certi versi, faccio fatica a pensare che poi si abbandonerà a quello che è un open world canonico, diciamo così. Poi mi è piaciuta l'idea del cavallo, di nuovo in un genere come quello dove comunque le farlo ormai... apparire così è fighissimo. Beh, ma al di là di quello è un genere molto codificato, per cui anche se ci metti una roba, è come maneggiare qualcosa, un gioco di Mario per certi versi, dove se inserisci anche una cosa che sia piccola ma che sia tra virgolette significativa, puoi fare tutta una serie di cose che sono contestualmente diverse pur nello stesso linguaggio. Quindi secondo me anche l'idea di mettere una cavalcatura in questo modo, tra l'altro mi è sembrato di vedere dal trailer che la cavalcatura permette un'esplorazione anche più verticale, in questo senso mi ha ricordato quasi Rise di Monster Hunter per certi versi. E quindi sì, secondo me ci credo tantissimo, mi è sembrato una figata, mi è sembrato anche un bel trailer per quello che ho, per quella che è la molto mia... Molto bello il trailer. Così, per cui sì, mi è... trailer costruito bene, anche se non c'ho sto grande interesse dietro, insomma. No, io lo aspetto, ti dico la verità, mi interessa, poi mi ha fatto anche un po' ridere
la misura, la chiacchiera che è venuta fuori dopo, tipo sì, va benissimo, però io non speriamo che Martin rovini la narrazione, tra virgolette, sospesa e punteggiata. Ma non c'era la narrazione. No, però il punto è, voglio esisteva, dire, allora devo assumerlo, voglio dire, se hanno assunto Martin probabilmente era perché anche interessante. Voglio fare una roba diversa. Ma una roba diversa oppure anche per metterlo in una dimensione di marketing coerente, poi io non ho idea di quanto Martin ci abbia veramente messo bocca o quanto magari invece si è preso bene, ci ha scritto pagine e pagine. Resta che comunque alla fine mi sembra sciocco andare a sconfessarlo per questo tipo di cose, anche perché ci sta benissimo, visto che comunque voglio dire, per Miyazaki è un fan di Miura, è sempre quel tipo di immaginario Dark Fantasy. Martin quell'immaginario lì se lo mangia, per cui voglio dire, sarebbe... Ma anche voi, come tanti che conoscete Souls, l'avete visto troppo Dark Souls 4? Oppure ve lo aspettavate esattamente così? A me esteticamente è piaciuto tanti. Io non sono un amante dei Souls, cioè a me è piaciuto un sacco Sekiro, però non ho sempre giochicchiato Dark Souls 1 e ho finito Demon's Souls su PS5. Però cioè, sinceramente mi sembra una roba ancora più corrotta, ancora più fatta meglio. È un immaginario comunque secondo me abbastanza diverso da quello di Dark Souls, un po' più magico, diciamo, un po' meno opprimente forse. Secondo me non esiste un immaginario Dark Souls. Secondo me esiste un immaginario Miyazaki che in qualche modo emerge sempre con sfumature diverse da tutti i giochi, anche ad esempio da, come si dice, da Sekiro. Era comunque riconducibile a quel tipo di estetica, è molto chiara, molto riconoscibile, che poi lui decide di spostarlo. Cioè è ovvio che se lo sposti verso il medioevo fantasy europeo diventa Dark Souls, se lo sposti di più verso o anche Bloodborne, non è che fosse poi così diverso rispetto a Dark Souls per molte soluzioni. Secondo me l'immaginario in realtà di riferimento è Miyazaki, con tutta una serie di perversione per le creature da Junito, che secondo me c'è sempre e comunque, per cui non mi sono proprio neanche posto il problema. Io personalmente mi aspettavo che, visto il nome diverso, visto proprio il volersi un po' affrancare, no? dal franchise di Dark Souls, si proponessero con comunque una vivacità dal punto di vista proprio del character design, delle atmosfere, molto diversa. Cioè mi aspettavo che andassero in zona Bloodborne, che non vuol dire vittoriano, marcio, Lovecraft, queste cose qua, ma cioè tu Bloodborne non lo confondi mai nella vita con un Souls, perché sono proprio tanto tanto diversi. Credevo che questo Elden Ring nascesse con uno slancio simile, cioè proprio della serie, ok, è una roba diversa, così come è diverso Sekiro, per intenderci, che vabbè, se la gioca anche più facilmente per l'influenza ovviamente dell'Oriente. E invece no, cioè invece qui mi sembra che comunque siano rimasti in zona, che al di là della sensibilità di uno che la interpreta in modo o in un altro, però tutto sommato è quella cosa lì. Cioè mi aspettavo che potesse essere molto più originale e molto visivamente più distintivo, iconico, e ok, ripeto, è una roba che lo guardo e subito so che non è Dark Souls. Secondo me non è andata così, e un po' onestamente a me spiace, perché rivedo oltretutto, al di là del gusto estetico in sé per sé, io continuo, anzi inizio a notare in From Software una deriva un po' autocitazionista, un po' egoriferita, che se la prima volta, ok, mezzo fanservice, vabbè, la strizzatina d'occhio, eccetera, eccetera, ci può stare. Personalmente, arrivati adesso, a una roba che ha anche un nome diverso, eccetera, eccetera, e che continua così a guardarsi un po' ossessivamente indietro, a me spiace un po', perché mi dà l'idea di, più che marchio di fabbrica, un po', dico, non aver finito le idee, ma voler rischiare meno del previsto. Marco, io sono molto d'accordo con te, almeno dal punto di vista estetico, artistico, e su quanto si autociti, o come se si autocitasse, no, un ma po' anche perché, scusa Francesco, già Dark Souls 3 era un autocitarsi, cioè io davo per scontato che, ok,
l'autocitazione, la nostra celebrazione, nostra e vostra, perché comunque From Software è diventata quello che è diventata anche grazie a un pubblico che è diventato sempre più ampio, sempre più appassionato, che ha travalicato la difficoltà intrinseca della cosa. Benissimo, davo quello per il trionfo di, e lì lo accetto, cioè mi ritorna il drago che vola, che hai fatto quella roba che se avevi giocato a Demon Souls, guarda che ti sto strizzando l'occhio, ti do di gomito, ok, va bene, quella roba lì per me era l'accettabile, fino a lì ci sto, qui che mi hai dato un nome diverso ed è una cosa nuova, per me è un po' già troppo. Che poi magari tutte le meccaniche intrinseche all'interno del gioco sono completamente diverse, ma questo non lo sappiamo. Assolutamente, no, no, ma dopo, se vai a leggere l'intervista già che ha fatto con IGN, lo capisci che comunque è un gioco, tra l'altro anche più originale rispetto a quanto non sembri dal trailer, attenzione, perché dal trailer lo fanno sembrare veramente un po' la stessa cosa, solo a livello di level design, se andate a leggere, c'è una struttura che per assurdo è più simile a Zelda a livello di open world, che non ha un Souls, e quindi che avrebbe incredibilmente senso, per quanto praticamente, e quindi già solo quello è un punto di coraggio poi forte, non so, diciamo che anche a livello estetico, se si fossero giocati la cosa in una maniera un po' più, secondo me, così, di dire no, cazzo, facciamo le cose diverse e facciamo un gioco che sia comunque profondamente riconoscibile con se stesso e di rottura rispetto al resto, io l'avrei apprezzato molto di più e me lo aspettavo così, sinceramente. Ma secondo te come potrebbero, come potrebbe fare? Nel senso, una volta che si sono giocati, io lo vedo un po' diversamente, però non sono un designer, non sono un, per cui mi limito semplicemente a delle constatazioni, però io davvero... Beh, Andrea, rispondo così, cioè, se ti avessero detto che questo era Dark Souls 4, tu avresti fatto oppure vabbè, sì, ci sta. Allora, secondo me ci sta, però è probabilmente una reazione che avrei avuto anche di fronte a Bloodborne. No. Per quanto sia, secondo me io lo vedo meno ruffiano di come lo stai dicendo tu, Marco, però. È un po' più, si vede uno stacco, secondo me, che poi è quella roba lì, Dark Fantasy. In Bloodborne c'hai le armi da fuoco, il tabarrone così di un'epoca proprio anche storica completamente diversa. Cioè, come facevi a dire? Però secondo me è sempre non so come dire, è una radice che è molto più... O forse, ti ripeto, davvero, sono io che ce la vedo. Cioè, ci vedo una radice comune talmente forte in tutte le cose che per me è sempre, ma neanche Dark Souls, è sempre Miyazaki che fa questa cosa nel contesto del Giappone medievale, piuttosto che nel contesto più vittoriano, piuttosto, però c'è sempre quella roba lì. Perché tu dici che Sekiro era così immediatamente riconoscibile come un gioco From Software, cioè io l'ho trovato esteticamente abbastanza più discordante, se non per un certo per una certa passione meccanicistica, per il fatto che io l'ho trovato diverso dal punto di vista delle meccaniche, sì, di cose che facevo prima, perché almeno io personalmente l'ho giocato tra quasi a un certo punto in modalità stealth, in alcuni approcci che ho avuto, però è stato il mio modo di giocare ed era una cosa che con altri giochi non potevi fare, però per quanto, ripeto, per quelle che erano i punti di riferimento ci ho visto sempre più o meno lo stesso immaginario, che poi è chiaro che se me lo declini non so sull'antico Egitto o su un'altra cosa così, però è, per me è talmente riconoscibile ormai quella roba lì che faccio fatica davvero a come si dice, a discriminare così tanto. So, però scusami, ti faccio proprio dei nomi, voglio dire, io il Gaping Dragon dentro Sekiro non ce l'avrei visto, cioè proprio a livello di character design, così come non ci avrei visto, che ne so, la protesi della mano di Sekiro, del braccio di Sekiro all'interno di un Dark Souls, mi avrebbe fatto un po' strano, per non dire appunto... Cioè, le armi da fuoco di Bloodborne dentro Demon Souls, per citarne un altro. Cioè, insomma, è un'unicità, c'è quello che invece ti ripeto, trovo lo scarto un po' meno. Forse sono io che ci leggo qualcosa di. Cioè, leggo le cose un filo prima senza poi discriminare. Non so, non riesco a spiegarmi. No, ma faccio nel senso che. Comunque non è che lo andiamo a discriminare, ho capito il tuo punto di vista, però a un certo punto forse col cambio di titolazione effettivamente mi aspettavo anche alcune scelte di art directoring proprio
diverse ora, perché cioè perché si sta pure la gente che su internet dice ma come non lo vedi, è completamente diverso. No, fra, non lo vedo che è completamente diverso, calmiamoci. Detto sempre comunque col fatto che a me il trailer è piaciuto tantissimo, però effettivamente l'ho trovato un po' paraculo nel suo svilupparsi. Bellissimo, perché veramente è tutto quello che è, cioè è esaltante e coinvolgente, ti fa dire effettivamente un sacco di roba, che poi questa roba sia effettivamente siano effettivamente gli stessi modelli che abbiamo visto sulla PlayStation 4. Questa cosa mi fa un po' storcere il naso, cioè da dire sempre che dal punto di vista tecnologico non è che sono mai stati questi assi, no, ecco, di squadra. Ecco, bravo, su questo Francesco io voglio, bravo, è giusto dirlo. Non ho francamente capito, ma davvero non le ho capite, le polemiche di internet, che vabbè, spesso sono gratuite e cretine, ma in questo caso mi sono sembrate particolarmente, se vuoi, gratuite e cretine, nel senso che è un progetto cross-gen sviluppato con dei problemi di sviluppo, perché sarebbe dovuto uscire un anno e mezzo fa. Cioè, non hanno mai fatto un gioco di un certo tipo dal punto di vista visivo. Che cosa si aspettava la gente? Cioè, credeva che fosse improvvisamente uno di quelle robe e dici, ah, la metto sulla console nuova e sblocco il potere di PS5 Serie X? Sì. Perché secondo me in quel caso lì la gente, cioè, c'ha già dei problemi di norma la gente, ma in quel caso ne aveva ancora più del solito, perché stai veramente riponendo le tue speranze laddove non devi, ecco. Non so. Cioè, la scatola magica che improvvisamente risolve tutti i problemi. Mi aspetto che magari sulle console nuove sì, probabilmente girerà a 4K se sì, ma sì, con effetti di illuminazione più fighi, però poi cioè sostanzialmente a me mi fa un po' strano nel 2021 vedere ancora il poligono del capello che si muove a 90 gradi e oscilla come un pezzo capelli, infatti su alcune cose secondo me sono caduti un po' male, cioè i capelli, hai fatto il personaggio con i capelli lunghi, cazzo, i capelli si riescono a fare meglio di così anche su PS4? La risposta è sì, sì. Falli, curali un po' di più e falli un po' meglio, perché se mi fai il personaggio con il capello lungo che si muove non può essere un cartapecorito così che sta fermo, che si muove ma non si muove. Cioè, potevo anche accettarle da una From Software prima del boom. Diceva, vabbè, dici Porelli, fanno questi giochi, hanno fatto Armored Core fino a mo, capiamoli, ci stanno sforzando a fare questa cosa. Anche capire che numeri tutti fanno adesso loro col boom, perché non so neanche come. Secondo me ne fanno veramente tanti, perché altrimenti Activision non ti chiamava a dire, guarda, senti, faccio uno stilt. Addirittura. Secondo me sì. Perché Sekiro non deve essere andato benissimissimo in termini poi di vendite finali, così ho sentito dire, diciamo. E dove stanno? Loro stanno nel giro 1-2 milioni, credo, sì. Molto di più. Sempre relativo a quanto gli costa, però. Ah, certo, no, loro i soldi li fanno, per carità. Però non è una roba che nel mercato poi conta l'amo prima dei Roblox, cioè alla fine, secondo me, loro rimangono una nicchia, cioè non... Sì, sono il caso di nicchia rumorosa, nel senso che erano tutti quanti noi gli amici rumorosa, c'erano praticamente gli amici, cioè tutti quanti l'amico fissato con i Dark Souls, cioè almeno perché c'erano tutti quanti Walone, e Walone ha il suo seguito e sono tutti quanti azzeccati di Dark Souls, per capirci. Questo ci racconta un po' delle proporzioni del fenomeno, come lui ce ne sarà qualcun altro, specie perché Dark Souls, io ho i titoli di From, se non lo giochi con gli amici... E ci perde parte del gusto. In questo frangente salutiamo Stanlio Kubrick, che mentre giocavamo a Sekiro, cioè avevamo fatto il post apposta per parlarci di questi fatti, perché era impossibile in qualsiasi conversazione non finire a parlare di Sekiro. E quindi ci sta, secondo me, anche questa, cioè una dimensione social nel giocare ai titoli di From, che secondo me tiene viva una community in maniera che secondo me non ci aspettiamo, perché è proprio divertente giocarci in quel modo. Al di là del fatto che poi lo streamer tipo Sabaku ti spiega tutta la lore e ti ricostruisce i buchi della trama che magari nemmeno Miyazaki pensa. Bravo, esatto. Perché io ripeto, sono convinto che loro, non so se vi ricordate il film di Renzo Arbore, FFSS, che mi ha portato a fare Sopra Sorrento, se non vuoi più bene, che loro passano sotto casa di Fellini, Sovrapposillipo, loro passano sotto casa di Fellini, questi fiogli di Fellini volano, praticamente ci sono questa bozza di sceneggiatura con tutte le donne con le tette, con i culoni, loro li raccolgono, se li portano, facciamo il film, con i cosi di Martin, secondo me è andata più o meno allo stesso modo, adesso abbiamo una storia. E ridono con questi fogli in mano.
Quindi, ma in fin dei conti sono giochi che sono belli se vuoi seguire la storia, se non la vuoi seguire, cioè perché il meccanismo, l'ambientazione, cioè chiariamoci, cioè pure quello che ti viene a dire, no, sono corridoi, però sono corridoi molto belli da giocare, secondo me, quando sei nell'ottica giusta. Se poi, mi faccio la domanda per andare avanti, perché mi siamo incartati sui Souls. Guardiani della Galassia o Avatar? Avatar o un clistere ai quattro formaggi, esatto. Quello è sempre bello. Avatar per Francesco, gli altri? Non mi ispira. Io Avatar, nessuno, ma di una voglia. Forse Avatar, perché roba Marvel mi ha già cagato il cazzo da 6 anni. Bravo. Ti sto volendo più bene tantissimo. Ma soprattutto perché Ubisoft gli open world li sa fare bene, sì, pure che è soltanto un reskin, li sa fare poi bene, non lo so, ma più o meno li fa. Li sa fare per quello che vuole fare, sì, esatto. Andiamo più a stringere al suo template, esatto, che usa proprio bene. Però comunque c'è anche che tra virgolette è un po' più novità, nonostante sia attaccato anche quando un film o un universo è leggermente più interessante, fermo restando che non mi hanno entusiasmato in nessun caso nessuno dei due. Però soprattutto almeno Avatar non viene praticamente da quel gioco rotto e noioso che è Avengers. Sì, esatto, quindi mi sembra puzza tantissimo di reskin. Di reskin, però mi ha sorpreso più Guardiani della Galassia per l'idea di farci un gioco single player, invece mi aspettavo esattamente Guardiani Avengers. Della Galassia è un gioco del 2013 che esce nel 2021. Sì, è assolutamente quello. Però se devo giocarmi l'avventura o Avatar, l'open world Ubisoft oggi, prendo più una roba single player. Ma lo sai, cazzi suoi, magari hanno indovinato la storia, fanno qualche gag alla Guardiani della Galassia tra i due. Vito, sai che c'è? Che io sostanzialmente il gioco Ubisoft lo approccio come vorrei approcciare i Forza Horizon in maniera... Ma attenzione, ci ha lavorato Ferruccio in Avatar. E per poco, per molto poco. 5 minuti in Ubisoft per lavorare, l'hanno fatto uscire. Ah, è quel periodo lì, okay. Non ci ha lavorato. Non credo che non è stato avvicinato, si è avvicinato, credo, però io so che non ci ha proprio lavorato, che lo sapeva, ovviamente stava là, ma non credo ci sia entrato nella lavorazione di Apple. Un altro giorno su Telegram di Rincast diceva: è il gioco a cui non mi hanno fatto lavorare. Ah, ok. Sarà un capolavoro. No, io sono stato un grande appassionato di Ubisoft, quindi in questo momento c'ho un po' di rivoluzione. Però ecco, l'idea di Assassin's Creed, che quest'anno ho capito che cosa vuole fare, onestamente, è una roba a cui non posso più avvicinarmi, così non mi parlo... Faccio fatica anche la roba droga, la roba eroina proprio. Sì, ecco, la roba è sotto perché devi pulire la mappa. Cosa vuole fare? L'ultimo Assassin's Creed è diventato veramente una roba in cui ti dà tutta un'ambientazione di roba tutta uguale a se stessa, in cui tu vai a cercarti lo scrignetto, la chiavetta, la piumetta, la cosina. E mentre secondo me Assassin's Creed, che è stato un sacco criticato a lungo tempo, faceva anche un'altra cosa, che era quella della trama principale, che comunque potevi giocare quella e goderti un'altra roba rotta che non funzionava, per carità di Dio. Adesso non lo puoi far più. Adesso nonostante avessero rotto il cazzo, i vecchi Assassin's Creed erano meglio. Secondo me invece avevano trovato una formula fantastica, Unity e Syndicate, me ne sarei giocati 800 di quelli. Mi piaceva proprio. Piaceva la verticalità, quella roba che comunque... era bella, cioè lo scenario di Unity secondo me oggi non lo vedi più, cioè lo dovremmo aspettare 15 anni per rivedere quella cosa di Unity. Sì, Valhalla non si preoccupa neanche più del contesto. Valhalla sono chiese buttate dentro la campagna e tu ti cerchi lo scrigno, che se entri in quel loop delle 100 ore, 200 ore è fantastico, perché non sono banali, come le mette, come le nasconde, come devi girarci intorno. È incredibile per quantità, per come ti fa divertire in quel modo. Però se sei un altro tipo di giocatore muori, perché non puoi neanche più goderti una storia. A parte che quando ci arrivi devi farmare tanto, ma quando la vedi pure che hai farmato... Perché gli elementi RPG distruggeranno il mondo, ricordiamolo. No, fatto poi Assassin's Creed la trama, adesso che è una roba che non sta più... Cioè, incredibile. Ma non sta più in piedi. Il di Valhalla è una roba che mani nei capelli, cioè neanche se la scrivo con le chiappe la scrivo in questo modo. Allora, secondo me invece Unity aveva effettivamente, che era tecnicamente era clamoroso, con le transizioni esterno e interno, dove fuori c'era tutta l'illuminazione e poi dentro vedevi quegli ambienti
ricchissimi, dorature, marmi a terra da esplodere il cervello. Infatti era un gioco rottissimo quando lo giocai io. E se io mi sono divertito con Origins, Odyssey già mi dà più problemi perché è troppo più vasto. Io già in Origin stavo smattando. Poi alla fine secondo me l'ambientazione era molto bella e comunque quella roba la ammorbidivi meglio, perché comunque era più vario, le piramidi, c'aveva zone diverse. Odyssey è già una roba fatta più in serie, sì. Si vede, cioè stava un cazzo romana, cioè... C'aveva praticamente un orizzonte Odyssey, tu ti mettevi da una parte all'altra la mappa, vedevi il faro di Alessandria in fondo, che comunque non era scontato e ti dava una sensazione immersiva. Secondo me loro lo fanno benino, per carità, però anche lì, anche la trama di Odyssey, cioè un vabbè. Filone sugli Atlantidei che, cioè, ho perso il segno, ormai è diventata una roba. Secondo me quel template lì di Ubisoft è diventato perfetto per roba come Rider Republic. Che già Steep, secondo io Steep ci sono finito sottissimo, è un gioco bellissimo Steep, che usava gli stessi elementi di un Assassin's Creed, però per farci intorno un gioco sportivo coi controcazzi. E boh, Riders Republic è una delle robe più belle che ho visto alle tre, secondo me. Proprio una roba pazza. A me, con a me la roba di biciclette sembra bellissima. Le animazioni sono bellissime. Le animazioni in generale sono bellissime. Voglio capire. Stai aspettando il DLC che ti fa tutto il milanese, praticamente, così puoi sentirti. E c'è te come personaggio giocante. Sì. Steep, sai cosa avrei veramente voluto? Un sistema di risalita come esistono i sistemi di risalita. Cioè, io mi metto là, faccio lo ski lift e devo prendere e farmi la salita. Io avrei così. Voluto la gente e non i villaggi sommersi nella neve post-apocalittici. Cioè, volevo il casino di Roccaraso. Esatto. Cioè, Courmayeur in alta stagione, esatto. Non lo so, io ragazzi, non sarà che sono fuori target, ma in generale la roba di Ubisoft ha smesso di interessarmi da tantissimi anni, non riesco a esaltarmi di certo per... Vabbè, però c'è Mario Rabbids 2 che so che ti piace, dai, comunque c'è? Capito. Mario Rabbids 2. Ma quello è un'altra roba. Però esatto, cioè, lo considero, facendo un grande complimento a Ubisoft Milan, come ho scritto nell'accensione, lo considero quasi un gioco Nintendo, per me è un gioco Nintendo. Non lo identifico con il template Ubisoft. Ma proprio quella morbidezza. Quando passano a chiedere i template per fare giochi delle altre cose, loro gli danno i template fasulli, capito? Questo sì, questo è il dischetto, è proprio questo. In realtà no, con la cazzimma. Ubisoft però secondo me ha perso proprio di vista la sua visione, cioè ci sono stati anni che secondo me le tre l'ha vinto Ubisoft, cioè aveva una varietà, una quantità. Io stavo arrivando lì, Vito, cioè io dico, al di là del fatto che non mi appassiona più da tantissimo tempo, ieri ho fatto una diretta portando, come si dice, From Dust, che per dire, per me è uno bellissimo. Dei Madonna, proprio meraviglia assoluta, e cioè è ok, quella roba lì non la fanno più, mi sono anche un po' arreso, va bene, ci sta. E anche la roba in Ubi Art fanno più. Esatto, sì, la compravamo solo noi, va bene, ok. Accetto di non essere più, diciamo, il destinatario medio della loro proposta. Però, ecco, detto questo, quello che io... No, Extinction. Eh? Extinction no, cioè è sotto l'aspettativa loro, Extinction. Però quello che dico è... Mi sembra che sia un'azienda in crisi, cioè che... D'identità. Esatto, cioè non ha più quella verba. Secondo me non è in crisi d'identità, paradossalmente è come se l'avessero trovata un'identità. Solo che non mi piace. Ma sai che in realtà anche nei giochi onestamente non sembra nemmeno È in crisi di mezza età. Sì, a me sembrano un po' in confusione. Poi Far Cry 6 me l'hanno mezzo venduto, perché l'ambientazione però è sempre l'ambientazione molto di Far Cry 6 è bellissima, sono d'accordo con te, ma io guarderei una serie con quell'ambientazione lì, con Esposito, eccetera, ma non giocherò a Far Cry 6, cioè quello è poi il problema, per quanto mi riguarda almeno. Non lo so, io ripeto, mi aspettavo un po' altro da loro, cioè che comunque... Anche lo aspettavi quest'anno problema. Però, Marco, veramente? Sì, onestamente un po' sì, non perché il Covid si è messo in mezzo, ma proprio perché doveva essere un percorso oramai già avviato, cioè della serie, sappiamo anche noi che dobbiamo cambiare, dobbiamo innovarci, dobbiamo smettere di riciclare un po' quei template... Credevo che fosse un percorso già avviato da tempo, per intenderci anche quando hanno smesso di fare un Assassin's Creed all'anno,
e che fosse quest'anno, ripeto, al di là del discorso Covid che poi si può essere messo in mezzo, l'anno in cui si vedeva che ok, non facciamo più sempre la stessa roba. Non ho per niente avuto quel sentore lì, anzi ho avuto anche da Ubisoft un po' la conferenza della puzza, cioè la sensazione della puzza di morto ce l'ho avuta anche da loro, ecco. Al netto di Rabbids, che invece rimane una sorpresa bellissima, ma ripeto, per me Rabbids è un gioco di Nintendo. Per Nintendo che gliela rovinava anche stavolta. È vero, gliela riccato. Assolutamente. Sì, ma Marco, secondo te questa cosa di Ubisoft, nel senso, allora conviene l'idea di riciclarsi, cioè di reinventarsi, oppure potrebbe andare benissimo avanti così? Visto come io non ho neanche il polso delle vendite. No, guarda, questa è una roba su cui noi facciamo sempre spesso, cioè la meniamo, no? Quanto la gente si... Ah, Call of Duty ci ha rotto il cazzo, ah, basta Assassin's Creed, eccetera, eccetera. Poi vendono 79 sì. miliardi di copie, e quindi perché dovrebbero smettere di farli? Assolutamente sì. Ed è un po' il discorso che faceva prima Vito sulla percezione del pubblico di Roblox, eccetera, eccetera. Cioè, svegliati che il mondo là fuori funziona in maniera un po' diversa. Tutto vero, però secondo me Ubisoft un po' esagerato lo ha, nel senso che, ripeto, al di là di tutto, secondo me anche loro lo sanno di aver bisogno di un po' di trovare quella linfa che ci avevano. Perché a prescindere dai numeri che rimangono solidissimi, ma sai, adesso sì, perché Valle è andato bene, ma loro avevano cannato un'annata. Un'annata è uscito con questo record, è andato malissimo. Certo. E un altro titolo che non ricordo che era andato molto male. Anche The Division 2 non era andato benissimo. Sì, però adesso la sensazione da fuori è di uno studio che ha oliato alla perfezione quella filiera lì. E può fare perfettamente quella roba lì declinata in maniera leggermente diversa, però diciamo questa, però sì, effettivamente anche io sono un po' di io l'ho persa, non ho di loro che hanno la formula magica, Andrea, ce l'ho avuta per un po' in cui loro sembrava che avessero veramente quella formula, avessero capito il pubblico e stavano a posto. Poi hanno fatto un'annata in cui è andato tutto male e adesso stanno un po' raccogliendo i pezzi, cercando di capire anche loro. Poi in realtà anche Immortal Phoenix non credo sia andato terribilmente. No, è andato bene. È andato tanto bene in Italia, ma è andato molto bene all'estero. Però l'impressione mia non è quella di Andrea, cioè è proprio di loro che stanno ritrovando quello che devono fare, perché l'idea di spingersi verso il gioco di servizio non è andata bene per niente a loro, per esempio. Oddio, forse però Rainbow Six è andato molto bene, Rainbow quindi Six. Il gioco di servizio l'hanno piazzato. E effettivamente ci hanno giocato per tutta la, cioè per tutta la durata della generazione PlayStation 4. Per me però non è neanche un gioco di servizio, quello è un multiplayer in cui aggiungi ogni tanto un personaggio. Cioè, il gioco di servizio loro era The Division, che doveva essere una roba di quella che butti contenuti. Con The Division l'avevano fatto, non è andato benissimo, hanno fatto The Division 2 cercando di fare una roba che andava un po' in controtendenza a Destiny, cioè faccio una roba prestandardizzata con la roba che ogni 3 mesi a rigiro e faccio sempre quello, e il pubblico gliel'ha bocciata. In Destiny l'hanno messo 6 anni a capire che sta roba però non è sostenibile a livello di sviluppo, cioè questo buttare fuori contenuti è fuori di testa, cioè ma come fai a stargli dietro? Cioè la gente è impazzita perché diceva finiamo un crunch, nuovo crunch, sistemiamo il crunch, facciamo il crunch, no. Che cazzo volete? Esatto. E con tutti che poi si lamentavano, non mi dai del contenuto, cioè, ma che cazzo di giocatori? E quindi le dicevano, ha detto ok, facciamo una roba che a rotazione mettiamo sempre la stessa mappa. I giocatori ci hanno giocato 5 minuti. Sì, alla terza. Tra loro quel gioco che gli dà soldi a Iosa, perché Rainbow Six va benino, ma non credo che sia una roba, non è né Fortnite né il Destiny nel momento buono, e quella roba loro manca completamente nel loro libreria di giochi, insomma la loro libreria. Invece io penso proprio che loro si siano, come detto, il fatto sul concetto di identità che c'hanno, che loro siano esattamente l'algida del videogioco, nel senso che c'è, cioè, quella crema algida, il gusto panna algida è uguale, che sta nel magnum, nel cornetto, nella vaschetta, è sempre la stessa cosa, ci cambiano gli elementi intorno, che ci vuoi mettere, lo spara tutto in terza persona, ti è granella di nocciola, cioè, quindi in fin dei conti, allora
con lo sviluppo industriale che c'hanno, anche bene magari. Quindi sì, che magari non c'hanno più quella presa o quella tendenza a innovare, magari potrebbe essere la pazzeria del primo The Crew per dire, ah, guardate qua, cosa vi stiamo buttando, tutta l'America, vai. Brutto, però. Bruce si guidava di merda, però potevi guidare male in tutta l'America. Ritorniamo al concetto di Test Drive Unlimited. Esatto. Rispetto per Test Drive Unlimited. Era Test Drive, quello che era tutto ambientato su Ibiza, tipo. Gioco di macchina. Ci ho messo lì a fare lo sblocco il primo alle metro. Quello è il gioco di macchina in cui tu devi guardare a destra e a sinistra gli incroci, per me è una roba fuori di testa, per me. C'è un'altra idea di gioco non più ripresa, tra l'altro deve uscire anche uno, anche questo abbiamo visto alle tre, è stato annunciato a caso, sì. Solar con una ruota, teaser di una ruota, sì. Allettantissimo. Ma cosa, che chiudiamo con Nintendo o chiudiamo e basta? Vogliamo dire prima quanto è vecchia la roba di Square Enix, che sembra effettivamente la roba Square Enix non merita neanche di essere citata. Capcom me. Non saprei, nel senso che me ero lì ad aspettare che almeno parlassero di, che ne so, almeno si accennasse a, anche solo a Street Fighter 6, ma niente. Esatto. Hanno fatto un trailer e poi hanno fatto un riassunto, cioè hanno fatto una presentazione veloce e brutta e poi il riassunto della presentazione veloce e brutta per riempire tempo. Io penso che in un altro anno dove fossero stati presi bene almeno una cinematica con due che si menano in maniera stilizzata e poi la scritta ci usciva fuori, giusto per tenerti il friccico su, e invece questa non è però è stata, è stato incredibile per certi versi come evento, quello è quello che ho trovato meno giustificabile di tutti. Sì, c'è qualcosa dall'indie showcase che mi ha colpito particolarmente, di cui magari avete voglia di parlare, dall'indie showcase o barra dagli altri eventi indie dove sono stati messi i trailer? Aspetta, sono io ce n'ho uno tantissimo, che è Eiyuden Chronicles, quel JRPG, oltretutto già primo capitolo nel 2022, un altro nel 2023 annunciati, con di mezzo non mi ricordo chi di Suikoden, penso il designer di Suikoden, che è visivamente una roba fuori di testa, che sembra Octopath Traveler ma fatto ancora meglio, con delle animazioni incredibili, delle ambientazioni bellissime, un combat system che pare croccantissimo, è veramente poi è cascato nel periodo giusto di mia riscoperta personale dei JRPG e lo aspetto tantissimo, veramente una bomba. Se l'ha già visto anche là, pure Dragon Quest avevano fatto, erano giocati una conferenza a parte prima, sì, infatti, sì. Il problema del C3 è questo, che tanta roba che avrebbe fatto in altri anni, bello Dragon Quest 3, però bello da vedere, bellissimo il remake. Sì, sì. Che sta tipo quel 2D, non sì, è tipo isometrico. Quello di Octopath Traveler, è bello, quella, è un'idea stupenda, sì. Nintendo, vabbè, non so, no, io volevo citare tra la roba indie, perché ce n'è uno che mi ha colpito moltissimo, anche, cioè l'ho seguito da tanto tempo e mi sembrava bello, ma poi giocandolo nelle demo su Xbox mi ha veramente stregato, che è Death Trash, che è un progetto di una persona sola che si chiama Steven Hovedbrink, che è uno svedese che da tipo 5 anni ha inventato questo mondo pazzo, un po' alla Fallout, con la carne in giro, proprio carne. Carne. Sì, ci sono degli ammassi di carne al posto delle montagne, roba del genere, e tutto ruota attorno a questa figura che mi aveva fatto immediatamente innamorare di sé, che si chiama Flash Kraken, cioè è un kraken fatto di carne, appunto, e che poi c'è nel gioco, e quindi ha questa atmosfera completamente delirante, pazza, eccetera, visuale isometrica, e va in giro, un'impostazione comunque action, c'è comunque una forte componente RPG, per cui cambi l'equipaggiamento, sblocchi cose, hai le linee di dialogo che si aprono meno a seconda di quanta empatia hai, queste cose qua, in un mondo però completamente folle, di gente isolata dalla società, degenerata un po' alla Xenoclash, e con questi ammassi di carne cosciente che la gente però si mangia, eccetera, uno schifo pazzesco. Stupendo. Io l'ho trovata un po' grezza la demo, però
Cioè, io invece al contrario proprio no, l'ho trovata incredibilmente rifinita per essere quella roba lì, ma aspettavo fosse molto più grezza di così. Il trailer che è piaciuto a me un sacco, di che si era già visto però, è il gioco, era Harold Halibut, quello con i pupazzi, bellissimo il trailer di quest'anno. Con là degli animalettini tutti quanti molto sterilizzati, molto che tipo... competitivo. No, quello che dice, non animali, no, quello che dice Vito è in stop motion, è un gioco tutto fatto in Sì, in realtà è stato sono visti degli scenari secondo me molto belli, non se l'hanno visto. Sì, anche quello era interessante. Poi ripeto, secondo me è fenomenale Death's Door, che veramente che va a inserirsi in quel filone tipo Tunic, eccetera. Sì, esatto. Sì, con la differenza che questo esce molto presto. Sì, esatto. Hanno annunciato questo esce ed esce già il 20 di luglio, quindi è bellissimo, veramente bellissimo. Tra l'altro loro, Acid Nerve, un piccolo team di Manchester che già con Titan Souls secondo me si erano molto distinti. Ah, per esempio, loro. Titan Souls è uno di quelli che secondo me faceva parte della Devolver col cazzo dritto, che non vedo da un po'. Cioè, quando c'è stato l'anno di Titan Souls, mi ricordo con Jopa c'era esploso il cervello, perché era una roba che anche solo come concept, no? Dici, ma che cazzo sono inventati? Bellissimo. E quella Devolver lì mi manca un po'. Ok. E venendo a Nintendo, invece... Nintendo, Metroid. Ammesso che sia la cosa che vi ha interessato. Allora, come interessa normalmente Nintendo. Più. Cioè, è la cosa che va convinto di... Allora, Nintendo, parlo io. Nintendo, secondo me, va valutata, diciamo, con due... Cioè, la valuterei con due, diciamo, punti di vista diversi. Nel senso, se devo valutarla in senso assoluto all'interno di quello che può essere un E3 generale, sono dalla parte di Vito. Cioè, è stato un Direct debole, ma era stato ancora più, secondo me, proprio molto più discutibile... È difficile da difendere il Direct, quello di febbraio, con cui erano ritornati anche alla formula, proprio alla nomenclatura di Direct dopo X anni, per fare veramente, secondo me, molto male. E tra l'altro delineare, e qui arrivo al secondo punto di vista, delineare a inizio 2021 un possibile anno veramente scarico, dicendo anche, raga, l'anno scorso mi ha detto, guardate che il casino del Covid per noi arriva l'anno prossimo. Arriva adesso. Esatto. Quindi tu arriva, inizia l'anno, vedi quel Direct, di sta roba, dici ok, vabbè, Switch lo lascio lì, lo uso come un posa cenere, grosso modo poco ci manca, a parte Monster Hunter Rise che è fenomenale. E alla fine, secondo me, senza essere mai nella vita un grande show, comunque si sono portati a casa un 2021 che ha delle uscite che sanno, ripeto, molto di roba messa assieme un po'. Mario Golf adesso. Mario Golf adesso, c'è cioè un po' di roba a sorpresa, c'è cioè Advanced Wars che fa schifo a Vito, però comunque secondo me è bello che ci sia. Lo davamo per morto tutti. Esatto, avrebbero dovuto chiamarlo comunque Switch Wars, sarebbe stato coerente. C'è Shin Megami Tensei, che mi sembra molto solido nel suo vecchiume però. C'è coso, come si dice, c'è Metroid Dread che in altre condizioni mi avrebbe fatto veramente impazzire. Così mi piace tantissimo a livello concettuale che torni dopo 19 anni quel gioco e quel tipo di Metroid fatto, no, da quelli che è Metroidvania, dal signore dei Metroidvania. Non riesco però a levare da Metroid Dread come progetto in toto, che rimangono delle robe che più bramo giocare, non gli riesco a togliere però quell'aria, secondo me, anche un po' offensiva, da produzione molto cheap, molto di serie B, che mi spiace vedere associata a una gloria come Samus. Poi è vero che Nintendo solitamente Metroid la prende veramente, cioè denigrato al massimo possibile come franchise, e quindi prendiamocelo. Marco, alla fine arriva da Samus Returns, che è un gran gioco, Samus Returns. Quell'estetica lì è quella da Prime. Cioè, alla fine è l'estetica di Prime. Lo vorremmo tutti, Fusion 2 in pixel art. No, ma io vorrei, a me va bene l'estetica di Prime. Il problema è che tra Prime, vai a vedere contestualizza cos'era Prime all'epoca. Prime era avanguardia tecnica assoluta, e oggi sta cosa qui è più brutta di Prime letteralmente, cioè c'ha meno poligoni di Prime.
Non lo so, secondo me vederla in movimento ha una sua fluidità, una sua bella illuminazione. Sì, sì, ma sarà anche bellissimo da giocare, però mi aveva colpito di più quella demo amatoriale di Metroid Prime come stile, onestamente. Non è una roba che lo guardo e dico, madonna, cioè, che bello. Cioè, anche il design degli Emmy, no? Questi robot che ti inseguono così. Se mi avessero detto che era una roba fatta da dei fan, avrei pure detto, sì, dei fan manco così tanto visionari, ecco. Non lo so, ripeto, non ho dubbi sulla qualità del gioco in assoluto, sì, perché Sakamoto, se si muove, credo che lo faccia. E mi piace anche la deriva un po' più action che ci hanno presa, come dicevi tu, da Samus Returns. Diciamo che se devi scomodare Metroid, faccio un po' un paragone un po' ingeneroso in questo senso, con Ubisoft quando ha tirato fuori Prince of Persia, se lo devi fare, fallo facendo fuoco e fiamme. Non troppo è severo, stato Prince severo of Persia, va bene, ok, che veramente era inguardabile, però cioè, sogno che se mi fai tornare Samus e me la metti al centro della scena, mettimela che spacca tutto. Poi forse c'è anche un limite tecnico di Switch, per carità, non è più un hardware che ti fa fare i salti di gioia, però ecco. Insomma. Bisognerà vedere Prime 4 da quel punto di vista. Che secondo me non è Switch. Che non è, sì, ok, siamo abbastanza d'accordo, però cioè, è un Metroid comunque, non è un prodotto top, Metroid Dread. No, è la sensazione, ho avuto la sensazione di quando che Nintendo faceva uscire... Sì, 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 ma io ho avuto la sensazione di quando Nintendo faceva uscire Mario Galaxy e poi ti piazzava il Mario 2D. Però ti faccio un esempio, cioè Stefano, in realtà è, sì, a dirla veramente in maniera onesta, è Metroid che non è un prodotto top se vai a vedere le vendite. No, beh, certo, sì, sì, sì. Però faccio un esempio. Luigi's Mansion 3, che non è una serie top, lo è diventata con Luigi's Mansion 3, mi vedevi uno screen a caso di Luigi's Mansion 3, un video a caso, o quando hanno presentato alle 3, c'ero anche, avevo un display pazzesco con gli ologrammi nello stand, bellissimo, Luigi's Mansion 3, cazzo, ti dava l'impressione che, ok, su questa saga un po' sfigatella, che c'ha carattere, c'ha personalità, stavolta ci hanno messo soldi, visione, talento, delle animazioni fenomenali, Next Level Game che vuole veramente consacrarsi, e cioè respiravi un'aria da produzione non a livello di Galaxy, non a livello di Breath of the Wild, ma quasi in quel però punto. Sì, 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 non è vero, però anche lì hai un altro respiro, un gioco 3D, è un gioco di Luigi, questo comunque è il Metroid riempitivo 2D, perché Prime ti è saltato. Io devo ammettere che capisco Prime ti è saltato, perché Prime doveva uscire, cioè sarebbe dovuto uscire in questo periodo. L'impressione però è che questo Metroid con WarioWare siano figli della roba che sarebbe uscita sulla console portatile di Nintendo. Ma sì, certo, sono tutte quel filone di produzione che adesso hanno accorpato, come anche Link's Awakening, come anche tutta quella roba lì. Che però Link's Awakening secondo me già si faceva, ti colpiva estremamente. Io esatto, cioè, era Link's Awakening completamente questo... diverso da quel. Cioè, sai che Link's Awakening è bellissimo. Secondo me in ambito indie ha fatto delle robe incredibili in questi anni. Secondo me fai proprio più fatica a trovarci questo, una roba che ti colpisce. Però quello secondo me era più a fuoco, era più una roba fatta per la console grande, non per forza portatile. Ma com'è che l'avreste fatto questo Metroid Dread? Cioè, cos'è che non... Allora, la prima cosa, avrei evitato quelle transizioni un po' strane che prendono e ti spostano. Quelle arrivano da The Rem, però mi sa. Eh sì, però queste qua... Quella roba lì. Quelle 2.5 di quelle robe lì. A me quelle non dispiace, gli danno un po' di dinamismo. Io avrei proprio... A me quello che non piace qui è proprio, a parte la realizzazione... La direzione artistica. Esatto. Cioè, la direzione artistica a me sembra proprio da progetto un po' sfighè. Mentre nei Prime respiravi quella meraviglia completamente aliena. Ripeto, i Prime all'epoca su GameCube, mentre i Prime 1, quando arrivavi a Fendrana Drifts, no, vabbè, certo. Venivi nelle mutande, roba paurosa. Guardavi anche solo la mappa nell'angolo in alto a destra, se non ricordo male, che era fatta in 3D, cioè la mappa con i polizi, sì. Era una roba che non c'era da nessun'altra parte. Cioè, già solo quel piccolo angolino di schermo era pazzesco. No, qui mi sembra qui. Mi sembra quasi uno Shadow Complex, cioè come personalità. Mi sembra il Metroidvania ispirato a Metroid piuttosto che un gioco di Metroid. Fermo restando che, ripeto, io sono contentissimo. E io pure un gioco Metroid in 2D
fatto da chi lo sa fare, e sono sicuro che lo spolperò, nel senso che è veramente una roba che mi va di giocare. Tra l'altro io sono anche contento che non sia in pixel art, che mi ha rotto il cazzo. Beh, ma pixel art non la fa più Nintendo. No, ma sono contento, nel senso che comunque in generale mi piace l'idea di avere un gioco che non sia così smaccatamente. Beh, gli dà retro. Tutto un altro respiro anche a livello di controlli, cioè sì, Samus Returns aveva una fluidità di movimenti incredibile. No, ma sono d'accordo. Di contro però l'ho percepito come un Metroid minore, e ripeto, mi va benissimo. Addirittura io probabilmente non sarei neanche stato così in linea con un Metroid Prime come serie adesso, in questo momento, per monetando che... E quindi sono contento di giocare quello, però lo colloco come lo colloco, nel senso non mi sta gasando così, ma allo stesso modo non mi ha, cioè ripeto, li vorrei giocare adesso tutte e due, però allo stesso modo anche Breath of the Wild 2 non mi ha dato una grossa bomba, ecco. Là ci sta da fare anche un altro discorso, che sostanzialmente il trailer di Breath of the Wild 2 è esattamente lo stesso trailer di Elden Ring, esattamente la stessa cosa, se li sovrapponi a livello di racconto per immagini è la stessa cosa. Ma lì in realtà sono anche un po', ripeto, forse gioca al fatto che, ma quant'è che Zelda, che per esempio Nintendo non fa uno Zelda che sia figlio di un episodio già uscito direttamente? Anche allora, io la stessa estetica con la stessa grafica, esatto, perché questo ha la stessa grafica, sì. No, infatti, da quanto non fa, forse solamente dal primo al secondo, no? Perché era cambiato, forse non l'ha proprio mai fatto. Allora, l'ha fatto con Majora's Mask. Majora's Mask, bravo. Che era quella Madonna. Forse Majora's Mask è la cosa più... Oracle of Season, Oracle of Ages. Sì, però quelli li considero quasi degli spin-off, per assurdo. E poi tutto il filone, quello là da Wind Waker. Bravo, sì. Esatto, sì, perché ha fatto Wind Waker. Secondo me erano Spirit Tracks e quell'altro. E anche Minish Cup. Ma io vi faccio una domanda provocatoria. Secondo voi gira quella roba lì su Switch? Ma sai che io, uno dei motivi per cui avrei scommesso sul fatto che sarebbe uscito una versione NES di Switch era proprio per farci girare meglio un eventuale Zelda. Infatti mi ha un po' colpito, cioè premesso, non ero di quelli, sì, lo fanno sicuramente, però mi ha un po' sorpreso che anche dopo averne tanto parlato non ci sia stato questo aggiornamento per ora. E sai cosa, Stefano? È che sostanzialmente Breath of the Wild è un gioco che girava su Wii U. Sì, male. Quindi... Male perché io l'ho giocato su Wii U, ai tempi, oltretutto. Quindi la SV, cioè, sì, chiaramente, no. Nel senso, secondo me ci sarà Switch Pro, cioè secondo me ci sarà un po' il segreto di Pulcinella. Ma perché tutte le grandi case che sviluppano hardware lavorano costantemente sullo sviluppo dell'hardware in una sezione di ricerca e sviluppo. Quindi, hai capito, è effettivamente il segreto di Pulcinella. Più che altro la domanda non è tanto il cosa, ma il quando. Chiaro, una volta che tu me lo sposti temporalmente, 2022, stiamo lavorando su sta roba, è chiaro che mi stai un po' dando sospetto. E quindi, come si dice, l'assenza di indizi non è una prova dell'assenza, quindi è chiaramente che ti stanno dicendo succederà qualcosa, però ripeto, se non avendo visto effettivamente la portata del gioco, non avendo visto tecnicamente che si discosti così tanto da quell'altro, potrebbe tranquillamente essere che hanno fatto la magia e quel gioco ti gira effettivamente su Switch, vai a sapere. Marco, tu invece eri più possibilista su una Switch Pro? No, io secondo me esiste come. Sì, cioè semplicemente hanno scelto di non annunciarla alle 3. Allora, io ti dico la verità, mi aspettavo che l'annunciassero, però aveva ragione Francesco Fossetti quando diceva non ha senso che lo facciano perché ci sono problemi ovviamente di produzione, i semiconduttori che mancano per gli altri mancano anche loro. Che fai, l'annunci per dire esce ipotesi a febbraio, o esce quando anche che esce a settembre, ok, e cioè tu nel frattempo fai 3 mesi a smettere di vendere una console che comunque ancora oggi è vendutissima, non aveva molto senso, però volevo credere che così sull'onda dell'appunto va via follia 3, facciamo sta cazzata.
non è successo, ha avuto senso che non sia successo. Detto questo, secondo me Switch Pro esiste come, sì, sì, anche secondo me palese, perché è troppo stata menzionata da fonti diverse, da fonti geograficamente diverse, da fonti autore ufficiali anche a volte, sì, ma anche da mondi diversi, sì, cioè sì, sì. Chi è legato alla produzione degli schermi OLED, chi è il giornalista che ha saputo la cosa e lo sviluppatore e l'insider, cioè troppe proprio fonti vanno dalla stessa parte, qualcosa di ma a questo punto secondo te, Marco, o secondo voi tutti, nel senso, quando uscirà, quando ci sarà un annuncio, e soprattutto a questo punto avrà senso fare un annuncio di una versione Pro di una macchina che comunque è in giro da quanto? Dal 2017? 2017, sì. 4 anni. Cioè, Switch adesso è nel suo periodo della maturità, da adesso in poi va a scendere teoricamente. Non lo so, è da capire. Cioè, nel senso, non sarebbe a questo punto la gente fra un tot mesi non si aspetterebbe di sentir parlare di un nuovo hardware Nintendo che non sia un'evoluzione della Switch Pro? Tra pochi così pochi mesi no, perché no. Realisticamente si parlava del 2023 molto a spanne. Sì, secondo me 6 anni li fa tranquilli. Esatto, magari ne fa anche 7. Sì. Però è anche vero che, come dire, potresti lanciare una console con un'obsolescenza più programmata del solito, boh, sì, ci sta, però secondo me devi anche capire a chi vai a parlare. Cioè, Nintendo comunque A, fa il cazzo che le pare, B, non può, secondo me, questo è poi un altro fattore nel parlare sempre di Switch Pro, non può lanciare una macchina che prendi Switch base e lo lanci contro il muro perché vaffanculo, certo, è improvvisamente diventato vecchio, anche per una questione, parte di quanti ne hai venduto, ma anche perché è una macchina portatile e che se rimane portatile come concetto, io non ci credo che fanno una console solo docked, no, nemmeno io, cioè non puoi fare una console che è super potente e ti dura la batteria un'ora, cioè, quindi ma infatti secondo me Switch ora non so per quanti anni, ma potrebbe portare proprio a un cambiamento dell'idea della console nuova, nuovo hardware, ma un modello magari più simile a quello degli smartphone a scalare. Cioè, non mi sembra una roba, io quando lo dico dicono tutti che sono pazzo, che non è. Però secondo me, anche per l'idea di io mi sono comprato i 1000 indie che non c'hanno bisogno di Switch Pro, ma che cazzo me ne frega di avere un'altra console? Beh, no, sa è una cosa che per dire che Microsoft sta facendo, cioè Nintendo oddio, sarebbe ancora più logico che lo facesse Nintendo. Forse, sì, che comunque si era già mossa paradossalmente sulla retrocompatibilità prima di altre, perché quando ha fatto i suoi Game Boy Advance ci potevi far girare anche i vecchi giochi del Game Boy. Per cui in realtà in quello non è dogmatica. No, poi io devono passare 5 anni, faccio Switch Pro adesso che è una piccola rettifica, avrà 5 anni, vediamo come sta messa anche, sì, il 5G, sì, il cloud, che comunque i giochi ci hanno cominciato a metterceli su Switch. Un po' di esperimenti, cioè, sì. Se sì, c'è, sì, quella roba là, alla fine questa idea del nuovo hardware incredibile, secondo me serve anche a meno per loro. A parte che io penso addirittura il nuovo hardware non sarà da scipparsi i capelli, sarà sempre una rettifica di un modello di sviluppo sempre comunque basato su una certa conservazione che non è proprio quello là di puntare sulla... adesso lo Switch Pro. Sì, ma anche lo Switch Pro secondo me non sarà completamente da scipparsi i capelli da testa. Cioè, secondo me... DSXL, cioè quella roba lì. Esattamente, roba esattamente. Su un fatto tipo quello. Sì, nel breve sì, nel futuro vediamo se pensano a Switch 2, ma secondo me vanno a perdere la roba figa di Switch, che è anche quella di come gioco tutto portatile, non me lo ricompro, perché poi Nintendo è sempre un problema con gli store. Ma ha anche detto che Nintendo non si fa molti problemi a rivenderti la stessa cosa a dozzine di volte. Sì, per carità di Dio, però sai... La gente non si fa problemi a comprargliela. Sì, esatto, appunto, no, ma per dire, rispetto ad altre piattaforme che invece ti garantiscono... Sempre un po' di Nintendo, no. Nintendo è veramente strano. Hai visto cosa è successo con la collection dei Mario 3D? Un flop proprio. No, no, ma non parlo di quelli, io parlo della console. Cioè, la console Nintendo, non è vero che vende sempre, è sempre bravo. Cioè, sono delle volte io non sono culo a nessuno. Cioè. Certo, va bene. Però diciamo che mediamente quando poi va bene, va stra bene. Cioè, sì, quando va bene, va bene sì, veramente tutto. Tutto. Però vuole davvero... Su Nintendo la retrocompatibilità veramente mi aspetto la locura. Perché veramente sono quelli che sono passati dall'usarla prima di tutti al non farla affatto per una generazione,
a rivenderti la stessa roba per quella dopo, addirittura per, visto che su Wii U avevano avevano dei giochi della Madonna che non avevano piazzato abbastanza persone, li hanno giustamente rivalutati su Switch senza farti nessuna retrocompatibilità, perché hanno anche cambiato supporto, per cui era veramente, cioè, Nintendo è veramente imprevedibile da questo punto di vista, per quanto mi riguarda. Sono pazzi proprio. Assolutamente, sì. A volte fanno anche bene, poi non puoi mai capirlo. Però onestamente, se il cloud va bene, cioè, io mi aspetto che sta roba, se non è 5-10 anni, funziona. Ma Nintendo può davvero star lì a dire faccio il controller figo, la cosa nuova? Secondo me tenteranno più strade pazze, tipo Mario Kart on Circuit, cioè faccio il giochino in lab, faccio la roba collaterale alla console. Non sai che non lo so, nel senso, non riesco a decifrare. Cioè, è totalmente imprevedibile, bravo Andrea, cioè, è proprio per me impossibile. Perché a volte passa per l'azienda conservatrice, però a volte contemporaneamente è quella che ti fa una roba assolutamente fuori di testa, laterale. Per cui non il pad a tre corni, per capire, ma da Labo piuttosto che al Mario Kart che ti puoi giocare per casa, ma piuttosto Ring di nuovo rispetto anche lavoratore di videogiochi. Guarda, Ring Fit, se vogliamo, è una roba che va più in un filone, secondo me non è, ma Mario Kart on Circuit, che è passato sotto traccia, non credo che abbia fatto questi grandi numeri, è una roba fuori di testa per quanto è bella, cioè incredibile. No, ma sono d'accordo, però funzionasse un po' il wifi di Switch sarebbe fantastico. No, è fenomenale, Home Circuit, ma è stupendo. Anche l'idea di Labo, secondo me, pazzo bello. Sì. Poi, loro dice che adesso forse hanno smesso di farli, credo che lo Switch, quello senza Joy-Con, vada nella direzione, ok, ci abbiamo provato, no, sono convinto. A me Labo spiace, perché secondo me era una grande idea, anche fighissima nella realizzazione, che Nintendo però ha smesso, mentre già la faceva, di supportare, cioè mi aspettavo proprio un crederci diverso il Labo. Difficile però piazzare la guerra, era proprio abbiamo provato a fare l'esperimento. Io devo ancora recuperare, spero che non vada troppo esaurito, quello VR, che è una roba che vorrei recuperare tantissimo, perché secondo me è figo. Ispira, non l'ho mai recuperato quello, però era il montaggio, non era un'esperienza comodissima. Io ho provato anche con i bambini, che è stata la roba più figa. Il VR l'ho montato da solo, due cose le ho montate con due nipoti diversi, bellissimo, però io poi sono andato da psicologo, perché comunque è faticoso l'impegno per bambini piccoli, non era una roba lo metto lì, gioca e non mi rompi i coglioni come si fa di solito con i videogiochi. Quella è una roba da seguirli, cioè, avevano mi sembra 3-6 anni e cioè stai appresso, sta lì, è proprio montare Lego con loro, magari, che era una roba bellissima da Nintendo, con un progetto che da quarantenne lo guardo e dico madonna, guarda che bellezza sta roba che si incastra. No, questa sai com'è? Come la roba che tu adesso con gli occhi dell'adulto guardi il gioco froibelliano con legno fatto bene, tutto sistemato eccetera, e poi il bambino dice cosa cazzo devo fare a questa cosa, dammi lo smartphone. Esatto, cioè mi sembra, è curioso, sai, come io sono convinto che quei progetti per Nintendo siano progetti nati nel momento Wii U, cioè mettiamoci a fare altre cose ed esce fuori con Switch e poi dice ok, no, forse per il momento no. Ti direi forse addirittura anche con Wii, per come è legato tutto con quel sistema di controllo, più che con Wii U, perché comunque c'è proprio un'impostazione manuale, gestuale completamente diversa, quindi magari va a sapere, sono riusciti soltanto a farla quadrare nel momento più in là, perché comunque è proprio quella sensazione di movimento, quel concetto proprio di approccio così pratico è più figlio del pensiero Wii che del pensiero Wii U, secondo me. E infatti, cioè, per dire, è una cosa figa, ma pure come è figo che in Mario Golf nuovo tu puoi prendere e comunque tenerti quell'impostazione fisica del controllo, per capire. Sì, sì, o sì. In Skyward Sword, che comunque riprendi quel concetto là. Quindi il punto è questo, secondo me, a parte devono chiarirsi un attimo le idee, secondo me si stanno da una parte un po' rotolando nel denaro che riescono ancora a fare, dall'altro però stanno effettivamente pianificando la prossima mossa, che magari Switch Pro sarà effettivamente come Switch soltanto più potente, ma magari no, magari è un'altra cosa. Perché attenzione, loro no, comunque sono anche molto bravi a mandare in bacca tutto quello che di buono hanno costruito, e di nuovo riguardiamo Wii U. Guardiamo anche una buona 64, e una cattiva, di solito.
Esatto. O il Nintendo 64, che è comunque una console della Madonna, ma ci vuole pezzi venduti rispetto a PlayStation. Quindi ma lì era Nintendo che giocava all'avanguardia, poi ha deciso, ma esatto, che cazzo me ne frega di fare l'hardware più potente, io faccio quello, torno indietro e faccio quel cazzo che voglio. Va bene ragazzi, se volete aggiungere qualcosa in chiusura, considerazioni, giochi così, se no possiamo anche salutare. Come io voglio aggiungere una roba, spero che, cioè, come dire, in cuor mio mi piacerebbe che le tre torni quello di una volta, ma la testa dice che è proprio impossibile, e per quanto vorrei tantissimo vivere l'esperienza che consiglio sempre, adesso probabilmente sarebbe veramente la pallida imitazione di quello che è stata una volta, ma di viversi questo mondo lì a Los Angeles tutti assieme, pazzesco, vai al cesto, c'è Miyamoto, cosa era realmente accaduta. Che poi ti guarda e fa paura probabilmente. No, una volta stavo provando, uno degli ultimi anni ero proprio non stai Nintendo, stavo provando una roba ed è uscito Reggie, che si è messo a registrare una cosa, tra l'altro vedi anche un professionista come lavora per il canale Nintendo, impressionante, con la troupe dietro, incredibile, ha montato le luci al volo, 2 secondi, è fatto fighissimo, cioè proprio anche questi piccoli momenti, o registravo un lancio, è passato dietro Tim Schafer a fare il cretino davanti allo stand di Psychonauts col camera, che fa, ma chi è sto coglione? Tipo, no, fermo, Tim Schafer, non interrompere, anzi assolutamente, cioè queste robe succedono, è bellissimo, però quello che dico è, piuttosto che vedere quella roba di quest'anno finta in presenza, col disagio di certe edizioni della Games Week, con i padiglioni vuoti e dentro il fumettaro disperato che ti vende le carte di Magic, così, cioè abbiate la dignità di dire basta, smettetela, sta soffrendo, uccidetelo. Esatto, cioè, basta con l'accanimento terapeutico, che a me non va mai bene con gli animali, che poi con gli uomini. Centro di questa roba diventa la GDC, poi, che è un'altra roba fighissima secondo me, che riempie un po' quel vuoto lì di incontri, meeting, jam session tra personalità eccetera. Sì, bisognerà vedere come viene ridefinita anche quella. Sai, la differenza è che da una parte credo che fosse molto più autoriale, più così, sì, un po' scazzata, eccetera, con i ritmi e gli approfondimenti, e dall'altra parte la frenesia totale dei 712.000 annunci, col paradosso che poi tu da là lo vivevi peggio che da casa, perché comunque sì, da casa... bordello assoluto! Tu anche solo andavi con una squadra di persone, tu andavi, vedevi i tuoi 7, 8, 10 titoli e quelli che li sentivi gli altri te li raccontavano i tuoi colleghi e amici a cena o mentre mangiavi, mentre scrivevi, ma li sentivi raccontati e quelli da casa avevano visto 80 trailer speciali, cose, quindi tu eri lì. Io mi ricordo un anno che hanno lanciato a Rebel 2 e 3, cazzo, io l'ho finito mentre voi stavate ancora alle 3 dopo un giorno, per e voi non l'avete visto. Non, esatto, e non ce l'avevano neanche fatto vedere, esatto, cioè avevi quel paradosso lì. Però, appunto, il paradosso è che non vedo nemmeno, che non so neanche cos'è a Rebel 2, oppure c'è una notizia importante che esce fuori mezz'ora dopo e tu non lo sai, ma al tempo stesso... appunto l'ha visto Cyberpunk un sacco di tempo prima, la VR tanto tempo, cioè quello slancio lì creativo delle tre è davvero da motore dell'industry, non ce l'ha nessun'altra fiera, ma neanche per sbaglio, non ce l'ha mai avuto e non ce l'ha forse il Tokyo Game Show dell'epoca d'oro vera Nintendo 64, Shoshinkai, sta roba qua, però cioè per me può, nella migliore delle ipotesi, diventare una roba per il pubblico, cioè metto lì qualche demo di gioco e giocare. Però non va bene logisticamente, cioè il Convention Center di Los Angeles non ha quegli spazi lì, non puoi farla per il pubblico, è troppo piccolo. E allora muore. E allora lo facciamo a Las Vegas. Ragazzi, io non lo so, con Black Jack paradossalmente ero più sfiduciato 2 anni fa perché si stava perdendo una certa china. Va detto che non ho neanche idea da cosa aspettarmi dal mondo post vaccino, perché potrebbe esserci una botta di ritorno di una serie di eventi e di consuetudini che non posso prevedere, quindi non dovessi scommettersi dei soldi direi che va a rotoli, però non sono sicuro di niente in questo momento.
Il punto è che comunque è sempre l'accelerata che ha avuto, perché sì, era una morte programmata e che la sentivamo arrivare comunque, vedendo come si stavano comportando, come si stavano svolgendo questi E3 nel corso degli ultimi anni, e quindi era una traiettoria discendente. Però qua è stato praticamente come mettere quello là che è uscito dalla terapia intensiva a fare una partita di pallone. No, ma davvero, ma perché l'anno scorso c'erano stati tutta una serie di mini eventi finti che dovevano essere, ciascuno veniva venduto come il super evento, non facevano che distogliere l'attenzione. Vabbè, ma esatto, ci stava, cioè è un po' improvvisati, va bene. Qui hanno ma era anche una cosa, sai, qui hanno invece hanno voluto di nuovo concentrare, però secondo me l'hanno fatto male. E secondo me con il adesso non so quando esattamente hanno deciso di fare l'edizione in digitale, quando l'hanno annunciata, non so Marco tu se mi sei sul pezzo. Però avevano cercato di farla addirittura l'anno scorso, cioè, l'anno scorso c'era stato questo iter surreale per cui a marzo confermano tutto dicendo no ma si fa fisico a Los Angeles, figuratevi, perché se ricordate il Covid in America arrivò qualche mese di ritardo, quindi era detto no si fa figuriamoci, e poi da un giorno all'altro hanno detto no, non si fa più un cazzo, si fa digitale, e poi di nuovo qualche settimana dopo ha detto no, ok, non si fa niente quest'anno. Poi mi tra l'altro, ironia della sorte, il convention center di Los Angeles era diventato una roba militare con dentro i carri armati. Però, cioè, poi non vediamo positivo. Cioè, immaginate arrivare fino a Los Angeles e vedere queste cagate qui. E tipo ti mandavano a provare la demo route della spin-off di Final Fantasy in salsa Souls-like. Ma non l'avrebbero fatto probabilmente, nel senso ma è quello che dico, Francesco, ma secondo non me ha più senso, cioè no, appunto, ma il punto però secondo me è che oddio, vai a sapere come hanno lavorato in termini di organizzazione dietro le quinte per l'ultimo anno, magari sono state pro contro un sacco di discussioni, gente che voleva farlo comunque in un certo modo, gente che magari non sono riusciti a trovare la quadra neanche per fare un'edizione digitale decente, non ne ho idea. Ma infatti il problema è quello, poi magari l'anno prossimo la cosa l'ESA, che è l'ente che organizza questa cosa e che è di fatto l'E3, cioè quello che costruisce l'E3, cioè ha dimostrato di un anno non saperlo gestire e l'anno dopo, che era quello del rilancio del digitale eccetera, fare un, secondo me, un disastro assoluto, non solo per colpa sua, però cioè, se ripeto, se gli altri non ti danno contenuto, capisci un attimo giustamente non puoi gestirtela, no, cioè se questo è quello che c'hai, cioè, esatto, se dice, ti mando sto video che ho fatto l'altro ieri e te lo fai andare bene. Però secondo me l'anno prossimo potrebbe paradossalmente andare meglio, nel senso, ipotizzando un mondo generale in cui le campagne vaccinali vanno in un certo modo, in cui c'è una maggiore, diciamo così, organizzazione, ma una ripresa paradossalmente secondo me potrebbe andare meglio, potrebbe, cioè io ci vedo, o fanno l'edizione fisica e va meglio, oppure decidono di fare un evento digitale che magari non sarà più le tre, però fatto come Dio comanda, con l'accesso alle live, con l'accesso da parte della stampa alle demo, chi lo sa. Oppure non fanno un cazzo. Però secondo me quello di quest'anno non è, cioè paradossalmente era più indicativo quello di 2 anni fa, se non ci fosse stato il Covid. Quello di quest'anno secondo me non è così indiziario. Vale fino a un certo punto, tu dici. Sì, secondo me sì. Sì, la prova del 9 è l'anno prossimo. Sì, qui c'è stato ancora un anno in cui tutti avevano altri cazzi, sì, esatto. E anche a livello di PR, organizzazione, cioè me lo immagino dietro le quinte un casino della Madonna. E anche giocatori, momento, sì, momento pure console appena lanciate, ecco, con pochi pezzi, quindi anche far uscire un gioco oggi, magari qualcuno che abbia detto ok, sai che rimandiamo un po', che c'è una base installata, ma secondo me le tre tra virgolette next gen non l'abbiamo ancora visto, digitale, che sia fisico. Se poi l'anno prossimo fanno fisico e fa cagare, o alzo le mani, io spero. Io in realtà da persona che non ama muoversi da casa, che ama viaggiare poco, nonostante tutto preferisco un qualcosa di un po' più significativo di questa roba qua. Cioè, mi piace l'idea che ci sia la stampa sul posto, che venga costruito l'evento. Ma certo, se lo fanno loro il culo, Andrea, sono strada a corda, caso è andato benissimo, lo si ammazzano. Io mi faccio una settimana, adesso mi posso prendere anche una settimana di ferie, quindi manco mi uccido, ma ci sono stati anni che veramente finivo alle 4, alle 6 andavo al lavoro, cioè una roba... Per 5 giorni senza dormire, facevi più fatica di noi, Vito. Sì, poi scrivevo delle cazzate, le scrivevo mentre guardavo il video su 3 monitor. Cioè, oggi proprio sciallo sarei.
Mi seguivo le conferenze che era tipo le conferenze Sony, che facevano una notte inoltrata tra le 2 e le 3, un fatto del genere, finivano le 2 e le 3. Non mi ricordo. Ecco. Sì, secondo me verso le 5 e mezza. Finiva verso le 5, poi tranquillo sveglia e via in università. E adesso via produttivi. Detto che esatto. Produttivi. Però ero talmente appassionato di videogiochi, quella roba là è una roba che, cioè, per me era fuori di testa. Casava in una maniera poi ha sempre deluso le 3. Io da come lo ricordo non si è mai usciti con la gente, ma perché quello però fa parte del delirio, quello è la vita, quello fa parte del delirio, cioè ogni cosa comunque si dice, valutate deludente, che c'è? Però è sempre meglio avere qualcosa di cui lamentarsi che non avere un cazzo. Esatto. Cioè, allora le tre, il momento in cui giochi è ancora possibile sognare prima di sapere che sono effettivamente delle cagate. Quest'anno nemmeno questo. Cioè, no, non abbiamo nemmeno sognato lo strascico, il designer che ti fa la gaffe, quello che ti fa la cazzata, insomma è una cosa divanata che succede sul palco, lamentarsi sì, anche sì, della personalità completamente, e questo non c'entra un cazzo, che palco. Cazzo ci fa qua, però in fondo ci sta tutto. C'era 2 anni fa Mourinho che guardava il palco col pallone in mano, passa e se ne va, tipo, cioè senza dire niente. Beh, ma ti ricordo, Francesco, c'è successo delle cose, Pelé. C'è gente strana. Gioco Ono a parlare del gioco dei dito. Esatto. Pelé almeno era seduto, cioè, ma ragazzi, lì, ma era degli anni. Cioè, ma degli Wii anni Music, ieri. La batteria. Madonna, Wii Music, cazzo. No, ma io mi ricordo il primo anno che sono andato, che era, se non ricordo male, il 2005, non so, l'anno di Bayonetta. C'era oltretutto un'opulenza senza logica. Ma mi ricordo c'era uno stand di Electronic Arts con i LED, cioè non i LED, gli schermi sul soffitto. Che dici, ma chi cazzo li guarda? Però c'erano, cioè era un soffitto intero di schermi. Stile. Così, esatto, massima stima. Poi ovviamente erano gli anni anche beceri della figa, proprio a manetta, c'erano fregne allucinanti, proprio delle Playmate pazzesche, con i capelli rossi, delle parrucche e di accessori Nike, come le ricordo ancora, la vasca con le palline. E lanciavano dentro delle periferiche loro e c'erano questi tizi, veramente il classico ciccione americano col secchiello di KFC, che si tuffava dentro sta roba e vedevi che si prosciugava verso le fighe. 2004-2005 ce l'ho lo show già badeato, la meraviglia, ce l'ho, la meraviglia. Che trigger, mamma mia. Ma cioè, se vogliamo, è anche proprio la, cioè, la questione è proprio crisi economica che è da che è prima del Covid. Cioè, non, secondo me non siamo ai livelli di Atari che va a seppellire le cartucce invendute di E3, di E.T. nel deserto, ma cioè, considerando i soldi che ci spendevano anche per la realizzazione degli stand e tutto, cose che sono tutte cose che vanno progettate, però, vanno create, vanno me montate, anche un segno di maturità, smontate, hai capito? Che spendere tutti quei soldi per quella roba lì, dove c'hai dei critici come Marco Ottore, magari ti dicono tutto merda, cioè, che mi sto a casa, mi faccio il tizio che dipinge Assassin's Creed, tutti esaltati perché Madonna che bello, ma morite gonfi. Credo che sia andato anche colpa tua, anche colpa. Va bene ragazzi, direi che possiamo chiudere con questa aneddotica su Japan Hat. Grazie a tutte e a tutti per averci ascoltato, grazie naturalmente ai super ospiti Vito Rivar e Marco Mettura per aver dispensato sapere e saggezza, e grazie e anche a quelle voi, merde di... che ci abbiamo praticamente che... e lo tiriamo fuori, sì, che vengono così. Direi che è tutto, direi che le tre lo abbiamo sviscerato e abbiamo fatto anche meglio delle tre per certi versi, delle tre stesso, e alla prossima e ciao ciao, ciao. Grazie mille, bella. Thank you.